Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza finale del progetto ProBike. Stasera siamo qui in videoconferenza, ovviamente dovuto alla situazione odierna, e stiamo trasmettendo dal ridotto del Teatro Comunale di Vicenza. Oggi saremo insieme fino alle 5 e avremo una scaletta che si svilupperà così. Avremo un benvenuto e un saluto da parte dell'autorità di gestione del programma Interreg Italia-Austria, un saluto dall'unità di coordinamento regionale del Veneto, un saluto da parte dell'assessore. Procederemo poi con un'introduzione al progetto. Avremo due interventi tecnici sul ProBike e poi verranno raccontate quattro esperienze locali, raccontate dai partner di progetto. Procederemo poi alle premiazioni di quei comuni che hanno svolto il percorso di coaching e hanno attivato delle buone pratiche. Alla fine ci sarà la presentazione del memorandum e poi le conclusioni. Chiediamo, per rispettare i tempi, abbiamo deciso di lasciare lo spazio per le domande alla fine. E quindi vi invitiamo, se avete domande, di scriverle nella chat del software in maniera da raccoglierle. Le lasciamo alla fine. Se avete delle domande da dirigere a qualcuno dei relatori nello specifico, vi chiediamo ovviamente di citare il nome mentre scrivete la domanda. Adesso che abbiamo insomma iniziato e cominciato, io darei la parola a Lisa Stüffer dell'autorità di gestione del programma Interreg Italia-Austria per cominciare la conferenza. Buongiorno, grazie. Ja, guten Tag an alle. Ich begrüße alle Teilnehmer im Namen der Verwaltungsbehörde. Mi chiamo Lisa Stüffer, bedanke mich ganz herzlich per l'autorità di gestione del programma Interreg Italia-Austria. Muss mal schnell hier beim Mikro umstellen, sonst höre ich auch die Übersetzung. Okay. Ich betreue im gemeinsamen Sekretariat das Projekt ProBike der Achse 3 in Gibt es kurz technische Probleme, glaube ich? Funktioniert es jetzt? Ich glaube, jetzt geht es. Okay. Also, ich betreue, wie schon gesagt, das Projekt ProBike der Achse 3 Institutionen im Rahmen des Kooperationsprojekts Interreg, des Kooperationsprogramms Interreg Italien Österreich. Und Sinn und Zweck unseres Kooperationsprogramms ist es ja, eine ausgewogene und harmonische Entwicklung im Grenzraum Italien-Österreich zu fördern und zu gewährleisten. Hauptanliegen des Kooperationsprogramms ist es, die Lebensqualität im Grenzraum zwischen Italien und Österreich zu verbessern und zu verstärken. Und in diesem Sinne passt das Projekt ProBike ja auch perfekt in die Strategie des Kooperationsprogramms, da das Projekt versucht, den Radverkehrsanteil in den Gemeinden zu erhöhen. Das ist ein sehr nachhaltiges Konzept und wir sind auch im Moment mitten in der Planung der neuen Programmperiode, wo Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle spielen wird in Zukunft, Stichwort Green Deal. Deshalb auch ein tolles Projekt und ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ich freue mich auch immer, wenn ich dabei sein kann und die Ergebnisse direkt von den Projektpartnern hören kann. Und da ich die Begünstigten ja normalerweise nur am Telefon oder per Mail höre. Und deshalb freue ich mich jetzt schon auf diese Veranstaltung und auf die Ergebnisse des Projektes. Vielen Dank. Grazie mille. Adesso passo la parola a Massimo Rigoni, dell'unità di coordinamento regionale del Veneto, perché possa portare i suoi saluti.
chiedo di verificare che il proprio microfono sia connesso, perché vediamo la connessione alla conferenza, ma non riusciamo a vederla o a sentirla. Allora, visto c'è qualche problema tecnico con la connessione, allora andiamo avanti. Io passo la parola a Donata Gaspari del Comune di Vicenza, che farà un'introduzione al progetto ProBike e all'attività che è stata svolta finora in apertura alla conferenza di oggi. Buon pomeriggio a tutti, sono Donata Gaspari dell'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Vicenza, nonché Project Manager, Coordinatore Amministrativo del progetto ProBike per la promozione transfrontaliera della mobilità ciclabile fra Italia e Austria. Il progetto ProBike è iniziato più o meno 3 anni fa, a gennaio del 2018, e coinvolge 4 territori, 4 partner della zona transfrontaliera Italia-Austria. Il Comune di Vicenza, che è lead partner e coordinatore amministrativo, la Climate Alliance del Tirolo, che è coordinatore tecnico-scientifico, la comunità comprensoriale Burgraviato della provincia di Bolzano e l'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane per il Friuli Venezia Giulia. Sono partner associati inoltre la provincia di Vicenza, che è collegata con noi, la provincia di Treviso, altrettanto, la regione del Triolo e la struttura trasporto Alto Adige. Siamo tutti collegati in videoconferenza, anche se ci saremmo dovuti trovare in presenza, e ogni relatore avrà la possibilità di portare la sua esperienza e di raccontare quello che è successo nel proprio territorio. Proprio per il coronavirus, il progetto si sarebbe dovuto concludere a luglio di quest'anno, ma abbiamo avuto una proroga d'accordo con l'autorità di gestione e si concluderà a fine novembre. L'obiettivo principale del progetto ProBike è di promozione della mobilità ciclabile, ma altresì di rafforzamento della capacità istituzionale. In che senso? Nel senso di armonizzare e professionalizzare la promozione della mobilità ciclabile negli enti locali, nei territori fra Italia e Austria. Vi presento brevemente quelli che sono gli strumenti che sono stati utilizzati dai partner e dai partner associati durante il progetto e che poi vi verranno raccontati in dettaglio in una prima parte per quel che riguarda l'esperienza tecnica, in una seconda parte per quel che riguarda l'esperienza locale nei territori. Si è partiti dalla definizione di linee guida generali e strumenti standard, si è definito il coaching per la promozione della mobilità ciclabile da attuare presso gli enti locali che hanno aderito al progetto ProBike. Si è definito un piano di interventi per la valorizzazione e la promozione della mobilità ciclabile standard che ogni comune ha cercato di applicare nel proprio territorio. Inoltre, ogni partner ha portato la sua esperienza tecnica, per cui abbiamo prodotto un abaco della ciclabilità per i professionisti che si occupano di mobilità ciclabile. Ogni partner ha prodotto delle linee guida tematiche sempre in ambito di promozione della ciclabilità, dalla marcatura delle biciclette al parco ciclistico tematico, per farvi alcuni esempi. Infine ci si è concentrati su quello che è inoltre la promozione e la divulgazione del progetto a livello territoriale, sia a livello promozionale, quindi con strumenti classici come la newsletter, ma anche a livello tecnico
con un magazine che andava appunto a raccontare, ne sono usciti 4 numeri, quelle che erano le esperienze tecniche del progetto. Gli strumenti sono stati accompagnati dal monitoraggio. Il programma ci ha permesso di acquistare 13 contatori di biciclette che sono stati dislocati nei territori lungo i punti dove tipicamente c'è più mobilità ciclabile, e per la valutazione di questi passaggi sono state predisposte anche delle linee guida per il monitoraggio. La rete di ProBike comunque, come vi ho anticipato, non si compone solo dei partner e dei partner associati, ma anche di tutti quei comuni, e sono stati 24, che hanno aderito tramite i partner di progetto al percorso di coaching. Chi ha concluso il percorso di coaching, come vedremo poi, è stato premiato. Qualcuno è già stato premiato durante l'evento e la conferenza che abbiamo tenuto l'anno scorso a Merano. Chi ha iniziato il percorso più tardi invece verrà premiato oggi. Io vi ringrazio e ridò la parola ad Adriano. Grazie Donata. Nel frattempo sappiamo che si è collegato con noi l'assessore Matteo Celebrona, assessore alla mobilità del Comune di Vicenza, a cui darei la parola per portare il saluto e dire due parole. Deve attivare autonomamente il microfono per parlare. Sì. Andiamo per ordine. Abbiamo prima il signor Massimo Rigoni dell'unità di coordinamento regionale del Veneto, che adesso, se vuole, può fare il suo intervento, e lasciamo dopo la parola all'assessore. Buongiorno signor Rigoni, ci sente? Buongiorno, buongiorno, io mi scuso, mi sono collegato adesso perché avevamo un comitato di sorveglianza di programma in mattinata. No, niente, io volevo solo portarvi i saluti dell'UCR Veneto, quindi i miei, della dottoressa Flavia Zuccon, che è la mia dirigente. Augurarvi un buon lavoro. Vedo che c'è anche Lisa Stuffer del segretariato congiunto, non so se è già intervenuta, scusate, ma mi sono collegato adesso, quindi non vi rubo nessun altro tempo, perché vi lascio a cose molto più interessanti di quello che vi posso dire io. Buon lavoro e in bocca al lupo per tutto il pomeriggio. La ringraziamo. Allora adesso passiamo la parola all'assessore Matteo Celebron. Sembra che abbiamo delle difficoltà di connessione con l'assessore. Sentiamo dalla regia. No, non riusciamo. Allora, nell'attesa di riuscire a ricollegarci con l'assessore, io andrei avanti. Ora darei la parola a Michael Burger dell'Entirol, che ci racconterà il ruolo delle regioni e delle città nella promozione della mobilità ciclabile all'interno del progetto ProBike. Michael, ci sei? Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Ja, ihr könnt mich hören? Ah, perfekt, weil meine Übersetzung hat leider gerade nicht geklappt, aber ich glaube, mein Schulitalienisch war noch gut genug, um zu verstehen, dass ich dran bin. Ich versuche jetzt, meinen Bildschirm zu teilen und meine Präsentation zu starten und bitte nur um eine kurze Rückmeldung, dass es auch funktioniert mit Video. Genau, okay. Also ich gehe davon aus, dass Sie jetzt meine Folien sehen können. Okay, perfekt. Also vielen Dank für die Einladung. Ich darf heute über die Rolle von Gemeinden und Regionen zur Förderung der Fahrradmobilität berichten. Ich war selber 2018 und 2019 Projektleiter von ProBike
und bin seit 2020 beim Land in der Verkehrsplanung, darf aber noch direkt mit dem Klimabündnis und somit auch mit ProBike zusammenarbeiten. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, heute bzw. schon gestern auch nach Vicenza zu reisen und alle wieder zu treffen. Aber zumindest, um ein bisschen italienisches Ambiente zu haben, bin ich heute Mittag eine Pizza essen gegangen. Mein erstes Bild, das sind die Climate Strikes. Und zwar sieht man die von Italien im Zeitraum von 1901 bis 2019. Und man sieht einfach pro Streifen, das ist ein Jahr, ob ein Jahr zu kalt war oder zu warm. Und ich glaube, das verdeutlicht schon sehr, sehr genau, dass wir vor einem sehr großen Problem und vor riesigen Herausforderungen stehen. Ich darf ein Zitat vorlesen. 17 der 18 wärmsten Jahre gab es seit der Jahrtausendwende und der Grad der Erwärmung in den vergangenen drei Jahren war außerordentlich, sagt WMO-Generalsekretär Petteri Talas. Und die NASA ergänzt, die 5 wärmsten Jahre seit Messbeginn ereigneten sich alle seit 2010. Was, glaube ich, da wichtig ist zu sagen, ist, dass dieses Zitat stammt aus dem Jahr 2018. Also 17 der 18 wärmsten Jahre von 2000 bis 2018 waren in diesem Zeitraum und man sieht den Trend, dass sich das nicht umkehrt, sondern dass es tendenziell immer wärmer wird. Was hat das Ganze mit dem Fahrrad zu tun? Man könnte meinen, dass dieses Problem ist viel zu groß und das Fahrrad ist viel zu klein, um da irgendwie etwas bewirken zu können. Aber in der Wahrheit ist es so, dass in Österreich beziehungsweise auch in Tirol, die Zahlen sind ähnlich, wenn man sich den CO2-Emissionsausstoß pro Sektor ansieht, dann sieht man, dass der Verkehrssektor das größte Übel ist. Das heißt, dort sind die größten und auch schwerwiegendsten Maßnahmen notwendig, um eine Trendwende herbeileiten zu können. Und genau da ist das Fahrrad ein zentraler Akteur. Nicht nur auf Kurzstrecken, sondern generell einfach als Alltagsverkehrsmittel, das man gerne benutzt, weil man dort schnell, sicher und vor allem klimafreundlich vorankommt. Das Fahrrad, wie ich es schon bereits jetzt genannt habe, hat nämlich neben der Klimaneutralität noch viele andere Vorteile. Und ich mag das Zitat ganz gerne: The bicycle is a simple solution to some of the world's most complicated problems. Wie kann das sein, dass das Fahrrad so viele Probleme lösen kann? Also das Fahrrad ist klimaschonend, ich habe es schon gesagt. Es ist aber auch schnell, also im städtischen Raum, auf die ersten 5 Kilometer ist man mit dem Fahrrad tendenziell schneller als wie mit dem Auto. Es ist gesund, auch in Corona-Zeiten hilft es beim Abstand halten. Es ist flächenschonend, das bedeutet, man kann auf einer geringen Fläche sehr viele Personen transportieren. Es ist sozialverträglich und günstig, das heißt, es steht grundsätzlich der gesamten Bevölkerung zur Verfügung, das Fahrrad als Verkehrsmittel. Und es ist sehr günstig zu benutzen. Es ist beziehungsfähig zu anderen Verkehrsarten, das heißt in der Kombination mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem zu Fuß gehen. Es ist sauber, geräuschlos und es ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Und zwar nicht nur der Freizeitradverkehr, sondern in der Kombination mit dem Alltagsradverkehr. In Österreich haben wir jetzt bei der letzten Studie, was ich gefunden habe, die ist schon ein paar Jahre her, haben wir 20.000 Vollzeitäquivalenten gehabt, die direkt oder indirekt mit dem Radverkehr zusammenhängen. Ich gehe jetzt von Tirol aus und möchte einmal die Radverkehrsförderung darstellen, und zwar alle Akteure, die damit verbunden sind und Akzente setzen. Das sind natürlich die Gemeinden. Die Gemeinden sind als Interessensvertretung noch zu einem Gemeindeverband zusammengeschlossen. Es gibt auch den Städtebund in Österreich. Es gibt als Verwaltungsebene über der Gemeinde die Bezirksverwaltungen, es gibt die einzelnen Verkehrsunternehmen, es gibt den Verkehrsbund, der drüber steht, es gibt natürlich das Land, den Bund, die Europäische Union, die ja auch als Fördergeber im Rahmen von Interreg-Projekten in Erscheinung tritt. Es gibt die Tourismusverbände, die gerade im Freizeitradverkehr viele Akzente setzen, die Planungsverbände, da haben sich Gemeinden zusammengeschlossen, um gemeinsam den Raum zu planen. Betriebe haben natürlich Interesse auch, dass sie zum Beispiel weniger Flächen für parkende Autos von Mitarbeitern zur Verfügung stellen und dafür beispielsweise die Produktion auslagern können, aber auch, dass sie gesunde Mitarbeiter haben. Die Vereine und die Schulen, zum Beispiel auch Schulen, die was Interesse haben, dass Schüler in die Schule radeln und Abstellanlagen bauen. Klima- und Energiemodellregionen,
oder zum Beispiel auch die Regio-Büros, die uns schauen, eben, dass diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr gut klappt. Oder auch die Regionalmanagements, wo wir in Tirol vermehrt sehen, dass dort Mobilitätskoordinatoren angestellt werden. Wenn man sich jetzt aber noch einmal anschaut, wer von diesen ganzen Akteuren sind denn eigentlich die, die für den Bau, die Erhaltung und die Verwaltung einer Straße zuständig sind? Das sind nämlich die Gemeinden in erster Linie. Das heißt, alle Straßen, alle Wege in der Gemeinde, außer die Landesstraßen, wo das Land zuständig ist, stehen in der Verantwortung der Gemeinden. Indirekt ist auch der Bund ein Straßenerhalter, und zwar für die Autobahnen. Das heißt, es sind ganz viele Akteure involviert, aber ein zentraler Akteur, um eben diesen Verkehrsraum zu gestalten, das sind die Gemeinden und die Länder. Man kann das so noch einmal verbildlichen, also wenn man den Verkehrsraum gestaltet, da geht es um Bodenmarkierungen, da geht es um Beschilderungen, da geht es um die Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr, da geht es um die Kreuzungsgestaltung und all diese Aufgaben, da ist in erster Linie die Gemeinde, aber auch das Land zuständig. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Gemeinden und auch das Land, das sind die Schlüsselakteure, weil nämlich dadurch, dass die Gemeinde der Straßenerhalter ist, ist die Gemeinde auch grundsätzlich dafür zuständig, dass Ressourcen dafür bereitgestellt werden, um den Radverkehr zu fördern. Das, wenn wir jetzt einmal die kleinen Gemeinden, die da natürlich auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung haben, ausnehmen, aber bei den Städten ist das zum Beispiel, kann man unterteilen, welche Städte haben Personal zur Verfügung gestellt, dass es zum Beispiel einen Radkoordinator gibt oder nicht. Die Gemeinden, Städte und auch das Land sind eben da, stehen in der Verantwortung, um den Verkehrsraum gemeinsam zu gestalten. Und das ist ja auch die Grundlage für eine erfolgreiche Radverkehrsförderung. Das Land steht da noch einmal nicht in einer Hierarchie, aber es hat einfach eine andere Aufgabe in einer gemeinsamen Strategieerstellung. Wir erstellen zum Beispiel im kommenden Jahr eine neue Radstrategie für das Land Tirol. Und das kann aber auch als Fördergeber in Erscheinung treten. Zum Beispiel, dass man nach einem Radkonzept die Radrouten priorisiert und jene Radwege, die eben wichtiger sind, die werden dann mit höherem Maße gefördert. Aber das Land tritt auch gemeinsam mit Gemeinden auf in verschiedenen Prozessen beziehungsweise stellt auch Know-how zur Verfügung. Es ist eigentlich ein Know-how-Austausch. Und so, wenn man sich noch einmal diese Liste ausschaut von all den Akteuren, dann muss man sagen, dass jene, die dieses Grundgerüst bilden für eine erfolgreiche Radverkehrsförderung, das sind die Gemeinden, Städte und das Land und auch der Bund als zusätzlicher Fördergeber gemeinsam. Und wenn diese Grundbedingungen nicht stimmen oder zum Beispiel, wenn eine Gemeinde einfach auch kein Interesse an der Radverkehrsförderung hat, dann wird sich in diesem Gebiet auch keine radfreundliche Gemeinde entwickeln. Und erst wenn dieses Grundgerüst, und da gehört auch das Land dazu, zum Beispiel durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die das Land Tirol stellen kann, beispielsweise in der Tiroler Bauordnung, erst wenn dieses Grundgerüst radfreundlich ist, dann drehen die Räder alle hintereinander von allen anderen Akteuren, die eben auch in der Radverkehrsförderung Akzente setzen können und das ja auch machen. Jetzt möchte ich noch kurz den Planungsansatz vom Land Tirol vorstellen, und zwar ist das VVV, und zwar steht es für Vermeiden, Verlagern und Verbessern, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Das heißt, in erster Linie geht es darum, unnötigen Verkehr zu vermeiden, und da müssen wir uns zum Beispiel nur die Raumplanung anschauen, dass man einen Raum der kurzen Wege plant. Das heißt zum Beispiel die grüne Wiese außerhalb der Städte, damit man ja weit mit dem Auto rausfahren muss zum Einkaufen. Das wäre zum Beispiel ein klassisches Beispiel von einer Raumplanung der weiten Wege und wo dann eben leider auch viele das Auto nehmen. Wenn man mal unnötige Wege vermieden hat, dann geht es um das Verlagern. Das heißt, wie können wir zum Beispiel Kurzstrecken, die mit dem Auto zurückgelegt werden, auf den Radverkehr verlagern? Und das Dritte ist das Verbessern. Da geht es auch um die Fahrzeugtechnologie, sowohl im Transit, im Güterverkehr, als auch im Personenverkehr. Da geht es um Elektromobilität oder auch zum Beispiel im öffentlichen Verkehr, um Wasserstoff.
Und genau in dieses Verlagern fällt Pro-Bike rein, beziehungsweise generell die Radverkehrsförderung. Und wenn man sich jetzt nochmal das Programm Pro-Bike genauer anschaut, dann sieht man auch mit dem, was ich jetzt vorher aufgezeigt habe, mit dieser Schlüsselrolle von Gemeinden und vom Land, warum dieses Projekt so wichtig ist und meiner Meinung nach auch so erfolgreich ist. Und zwar, es ist ein perfektes Bindeglied zwischen Gemeinden und dem Land und es berücksichtigt ja auch alle Landesstrategien. Also in Tirol haben wir zum Beispiel das Tiroler Mobilitätsprogramm und da drinnen ist verankert, dass wir eine Steigerung vom Radverkehrsanteil von 3% haben möchten. Es gibt unzählige weitere Strategien, jetzt wird da gerade die Nachhaltigkeitsstrategie ausgearbeitet und diese werden ja auch in diesem Programm berücksichtigt. Ganz entscheidend ist, dass alle wichtigen Entscheidungsträger zusammenkommen und wichtige Entscheidungsträger, das sind die, alle Personen in der Verwaltung, die sich dafür interessieren, natürlich auch in der Politik, aber ganz entscheidend die Radlerinnen und Radler in der Gemeinde, die ja auch ganz genau wissen, was es braucht, wo gefährliche Stellen sind und so weiter. Was ein sehr positiver Effekt ist, das sehen wir bei der Moderation, dass Pro-Bike von neutralen Experten geleitet wird. Das heißt, das Land und die Gemeinden und die Radlerinnen und Radler kommen zusammen, aber es gibt trotzdem, wie bei uns im Klimabündnis, Experten, die nicht in diesen Gremien sind oder auch in der Verwaltung. Und ich glaube, das ist für so einen Prozess auch ganz förderlich. Und es geht auch um die Bewusstseinsbildung von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, egal jetzt ob in der Gemeinde oder im Land. Und natürlich auch um einen Aufbau der Radkompetenz. Bei Pro-Bike steht das jetzt in der Gemeinde im Vordergrund, aber da kann man natürlich auch nicht sagen, dass es nur um eine Gemeinde geht, sondern eine Radkompetenz kann man natürlich auch ganz genauso in der Landesverwaltung aufbauen. Ja, was ist das übergeordnete Ziel? Das ist egal, ob wir in Österreich sind oder in Italien, es geht darum, dass wir lebenswerte Städte und Gemeinden entwickeln. Was da ganz wichtig ist, ist die Mobilitätsplanung ist eine Angebotsplanung. Also das ist nicht wie in der freien Marktwirtschaft, da hast du einen Angebots- oder einen Nachfragemarkt. Das heißt, es gibt gerade mehr Angebot als Nachfrage, das heißt, der Preis sinkt, oder mehr Nachfrage als Angebot, das heißt, der Preis steigt. Sondern hier ist es wirklich so, man muss eigentlich zuerst ein gutes Angebot schaffen, damit es danach angenommen wird. Das bedeutet, oftmals, wenn Planer zum Beispiel argumentieren, wir brauchen hier oder dort keinen Fahrradweg, weil da eh niemand radelt, dann ist das eigentlich ein falscher Ansatz, weil wenn es keine Infrastruktur gibt, nachher kann man auch nicht annehmen, dass Leute dort Fahrrad fahren, weil zum Beispiel, man grenzt ja schon viele Personen aus, also zum Beispiel Eltern mit Kindern werden ohne Radinfrastruktur kaum viele Wege mit dem Fahrrad zurücklegen, weil die haben natürlich ja großes Interesse, dass man auch sicher von A nach B kommt. Wenn wir zum Beispiel das hier anschauen, das ist aus Kopenhagen, das sind die Superradwege. Hier ist das Angebot sehr gut. Das heißt, hier, wenn man Wege zurücklegen muss in Kopenhagen von A nach B, dann ist das Fahrrad dort das gängigste Verkehrsmittel, aber auch das angenehmste im Grunde, weil man am schnellsten, auch am bequemsten von A nach B kommt. Das heißt, hier ist ein sehr gutes Angebot geschaffen worden. Das Foto habe ich in Brüssel gemacht im Februar. Und man muss sich nur schauen, wie der Verkehrsraum hier aufgeteilt worden ist. Man hat 4 Spuren für den Autoverkehr und eine halbe für den Radverkehr und noch eine halbe für den Fußverkehr. Also hier ist das Angebot sehr schlecht und dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, warum hier niemand mit dem Fahrrad fährt. Das ist ein Foto, vermutlich aus den 50er Jahren, aus Innsbruck. Also es ist sehr autozentriert, das war ja damals auch ein Symbol des Fortschritts, aber wenn man sich den Raum anschaut, wie der jetzt gestaltet ist, als autofreie Zone, dann ladet der da natürlich zum Verweilen und zum zu Fuß gehen ein. Ja, und mit diesen Beispielen, die ich da aufgezeigt habe, wollte ich einfach nur zeigen, dass es ist möglich, den Raum zu verändern und gerade ProBike hilft uns da auch anhand von tollen Beispielen, die was wir aus dem Alpenraum oder darüber hinaus kennen, dass wir das so ein bisschen als Ideengeber verwenden und da auch Maßnahmen in unseren Gemeinden umsetzen. Und ja, am Schluss von meinem Vortrag darf ich jetzt noch einmal den Pro-Bike-Prozess vorstellen. Das ist ein sehr ausgetüfteltes System, finde ich, und zwar beginnt es mit einem Kick-Off-Workshop in der Gemeinde, wo man mal
erhebt, was sind die Stärken und Schwächen der Gemeinde, was sind auch die Interessen der Gemeinde in der Radverkehrsförderung, was ist der Status quo. Der zweite Schritt ist eine Radtour durch die Gemeinde. Das heißt, man schaut sich mit einem besonderen Fokus auf die Verkehrssicherheit einmal die Gemeindestrukturen, aber vor allem auch die, alle Kreuzungspunkte, die Radinfrastruktur generell und bewertet diese und notiert sich auch schon bei dieser Radtour Verbesserungspotenziale. Im Workshop werden dann diese Ergebnisse, aber auch vom Fahrradklimatest, der vorher durchgeführt wird, dargestellt und es werden gemeinsam, also Politik, Verwaltung, Radlerinnen und Radler der Gemeinde arbeiten gemeinsam Maßnahmenvorschläge aus. Und im zweiten Workshop werden diese Maßnahmenvorschläge, also der Maßnahmenkatalog, dann fertiggestellt und es geht in die Umsetzung aufgrund dieses Maßnahmenprogramms. Und wenn man so ein Projekt umsetzt, dann darf natürlich die Evaluierung auch nicht fehlen. In ProBike waren in der ersten Runde zumindest 2 Gemeindebesuche als Evaluierungstreffen vorgesehen. Und das darf man auch nicht so sehen, dass das ein Treffen ist, dass man jetzt in die Gemeinde kommt und überprüft, was da schon alles jetzt durchgeführt worden ist. Man darf natürlich nicht vergessen, dass gerade Infrastrukturmaßnahmen auch eine sehr lange Vorlaufzeit benötigen. Hier haben wir noch ein paar Bilder zu dem ProBike-Prozess. Also was zuerst bei der Abbildung nicht drauf war, war die Vorbesprechung. Das ist nämlich ohne die große Gruppe, sondern das ist mit dem Kernteam von ProBike und da wird auch eine Stärken-Schwächen-Analyse ausgeführt. Hier haben wir ein Bild von der Fahrradtour durch die Gemeinde. Das war in Altbach, einer Gemeinde auf ungefähr 1000 Höhenmeter mit sehr steilen Straßen. Und hier steht die elektrische Fahrradmobilität sehr im Vordergrund. Ich glaube, es waren ausschließlich E-Biker dabei bei dieser Fahrradtour. Und da muss man dann natürlich auch drauf schauen, dass durch den höher werdenden Anteil von E-Bikes, diese haben natürlich auch besondere Anforderungen an, durch ihre höhere Geschwindigkeit an die Fahrradinfrastruktur. Das Gleiche gilt, wenn wir zum Beispiel in Zukunft auch mehr Transportfahrräder auf unsere Straßen haben. Auch diese haben höhere Anforderungen an die Radinfrastruktur. Das ist die Ausarbeitung des Maßnahmenworkshops. Das ist immer ganz interessant, weil wir haben ja einen Maßnahmenkatalog im Hintergrund und da sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass der schon alle Maßnahmen, die im radfreundlich sind, abdeckt in den Bereichen Organisation der Gemeinde, Infrastruktur und Kommunikation. Aber hier ist ganz klar, dass das lokale Wissen, das ist das Wichtigste. Also die Leute in der Gemeinde radeln, das sind die besten Ideengeber für radfreundliche Maßnahmen. Eine so eine radfreundliche Maßnahme war die Anschaffung in Wattens von diesen Fahrrad-Rikschas. Das ist ein Projekt, das heißt Radeln ohne Alter. In Wattens gibt es ein Seniorenheim und dort gibt es freiwillige Fahrerinnen und Fahrer, die sich über eine WhatsApp-Gruppe koordinieren. Und wenn jemand aus dem Seniorenheim eine Ausfahrt machen möchte, dann wird eben in die Gruppe reingeschrieben, ob jemand bereit wäre, diese Fahrt zu machen. Und die werden dann im Seniorenheim abgeholt und man macht eine kleine Ausfahrt. Das zeigt das sehr schön, dass das Fahrrad eine große soziale Komponente hat. Ja, der Show must go on. Also wir haben da auch nochmal die Karte mit allen Gemeinden, die jetzt in den letzten 3 Jahren an ProBike teilgenommen haben. Ich finde, wenn man in die Gemeinden geht, wenn man die Prozesse ein bisschen beobachtet hat, dann hat man sehr gut beobachten können, was durch so ein Projekt alles möglich ist. Nicht nur, wenn man sich die konkreten Maßnahmen anschaut, die sich Gemeinden vorgenommen haben, was schon alles passiert ist, sondern auch, was in alle Köpfe passiert, wenn man so ein Programm macht. Wenn man sich mehrmals zusammensitzt und über Radverkehrsförderung diskutiert. Und the show must go on von unserer Seite, also vom Land Tirol. Wir haben auf jeden Fall ein großes Interesse, dass das fortgesetzt wird und dass wir in Zukunft noch viele Fahrradberatungen in Tirol haben. Und ich hoffe, dass das auch in den anderen Regionen gleich sein wird. Jetzt hoffe ich, dass ihr etwas auch aus dem Vortrag mitnehmen habt können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe wieder zurück zur Donata bzw. der Moderation. Dankeschön. Grazie, grazie Michael, grazie della presentazione e proprio parlando di comuni e di decisori io passo la parola all'assessore Matteo Celebron che finalmente è con noi, siamo riusciti a collegarci con lui.
Sì, buongiorno a tutti, datemi un cenno se mi sentite, ma penso di sì. Sì. Buongiorno a tutti, saluto anche tutte le persone chiaramente collegate, io a video vedo il tavolo di Vicenza che saluto e ringrazio per il grande lavoro che è stato fatto e diciamo che questo può essere un esempio, come parte politica questa progettualità può essere un esempio di come l'Europa può servire veramente ai territori, perché chiaramente in un momento di difficoltà stiamo vivendo come questo, il tema del Covid che diventa tema di discussione e l'Europa che viene anche posta in discussione rispetto alle risposte che deve dare, possiamo dire che queste progettualità che possiamo definire piccole rispetto poi alla visione, no? al modello europeo, dimostrano quanto importante siano invece le buone pratiche, la condivisione delle buone pratiche con altre amministrazioni e il confronto continuo anche tra amministrazioni comunali che poi chiaramente devono scaricare a terra e devono inserire all'interno della propria programmazione, diciamo così, politiche che siano a favore della mobilità ciclabile. Quindi io in questo saluto vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone, il team di Vicenza, ma anche tutte le altre persone collegate che hanno lavorato e collaborato a questa progettualità, e questi progetti ci permettono chiaramente, lo dicevo in premessa, di condividere quelle buone pratiche e quelle esperienze positive che poi devono e possono essere calate sul territorio. Qual è il ruolo della politica? Il ruolo della politica e di noi amministratori è sicuramente quello di ascoltare, di raccogliere le informazioni da chi vive la mobilità e di chi si occupa di mobilità quotidianamente, di raccogliere queste informazioni, di riuscire ad inserire queste informazioni all'interno della programmazione, della pianificazione della politica, delle amministrazioni, perché quelli sono poi gli strumenti fondamentali per riuscire a concretizzare poi queste proposte e a fare, diciamo così, un cronoprogramma di quelli che sono gli interventi, che talvolta sono macro, ma talvolta sono anche micro, quindi magari interventi di dettaglio che possono sicuramente aumentare sicuramente la mobilità e aiutare lo sviluppo anche della bici. Chiaramente per una città come Vicenza la grande sfida per il futuro legata al tema della mobilità è quello di intervenire in un tessuto urbano che è consolidato, in una città UNESCO che deve essere protetta, ma da un certo punto di vista è anche fortemente tutelata, e quindi il grande obiettivo che dobbiamo porci è quello di recuperare degli spazi urbani. Non è quindi solo un tema di mobilità ciclabile, ma anche di qualità di spazi che andremo a definire. Chiaramente la bici da questo punto di vista è assolutamente sostenibile e deve entrare a piene mani, diciamo così, all'interno della programmazione. Noi come Comune di Vicenza, oltre a queste progettualità, stiamo elaborando il PUMS, che è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che ci darà la possibilità di conoscere meglio la nostra città e di disegnare quelle che saranno le politiche di mobilità fino al 2030, e sono sicuro che tutto questo lavoro non sarà vano, anzi sarà molto prezioso ed entrerà a far parte di questo documento programmatico molto importante, perché poi andrà a definire anche gli interventi in futuro. Quindi diciamo così, da un lato queste progettualità di carattere europeo, come dicevo, ci danno la possibilità di confrontarci con altre realtà, chiaramente lo si fa per migliorare, ma ci danno anche la possibilità di consegnarci una cassetta degli attrezzi, io la chiamerei quasi, degli attrezzi, degli strumenti per riuscire a dare risposte in tema di mobilità da qui fino al 2030. Le sfide sono veramente importanti, soprattutto in un periodo come questo, e la possibilità di anche darsi un metodo di confronto attraverso queste progettualità sicuramente ci permette di concretizzare meglio le azioni che vogliamo fare dal punto di vista della mobilità. Io ringrazio e concludo il mio intervento ringraziando nuovamente tutto il gruppo di lavoro e tutte le persone, il team di Vicenza, ma tutti quanti, perché sicuramente da questo progetto nascono delle proposte
importanti e soprattutto si consolida, si è iniziato un metodo che non si chiude chiaramente, ma inizia direi quasi anche oggi, ci si è dati un metodo per confrontarci, per raccogliere quelle che sono poi le esigenze chiaramente di mobilità per quanto riguarda la bici. Da parte nostra c'è la volontà chiaramente di rafforzare questa progettualità, soprattutto cercando di eliminare, lo si diceva precedentemente, quello che è il traffico superfluo, perché poi c'è chi è costretto magari ad utilizzare un determinato tipo di trasporto, ma c'è chi tra un aspetto anche culturale, quindi lavorando anche sulle scuole, ma anche lavorando con le aziende, lavorando soprattutto sul tema del centro storico, che a noi è molto caro perché deve essere tutelato, chiaramente c'è spazio per lavorare. Quindi ringrazio veramente il gruppo di lavoro, ringrazio tutte le persone che si sono adoperate e ringrazio anche tutte le amministrazioni al di fuori chiaramente della città di Vicenza, perché la condivisione penso sia un aspetto fondamentale e forse, anzi sicuramente, questo è uno dei punti di forza della nostra Europa, che dovrebbe ripartire molto di più dai territori e ascoltare molto i territori per costruire quella che oggi chiaramente è un soggetto politico, ma che auspichiamo tutti in futuro diventi anche, diciamo così, l'Europa delle piccole città, delle piccole regioni che condividono processi e che portano avanti un progetto politico e amministrativo molto più ampio. Grazie mille a tutti e buona giornata. Grazie Assessore. E allora continuiamo con gli interventi tecnici. Io adesso passo la parola a Gennaro Ciccarelli della società Net Engineering, che è consulente del comune all'interno del progetto ProBike, che ci spiegherà l'abaco della ciclabilità. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Un attimo che condivido lo schermo e mostro la mia presentazione. Fatemi giusto un cenno se vedete la mia presentazione in questo momento. È tutto perfetto. Ok, perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Gennaro Ciccarelli di Net Engineering. È qui con me anche il mio collega Giovanni Acciaro tra i relatori. In questa breve presentazione vogliamo presentare i risultati del lavoro che abbiamo fatto nell'ambito del progetto ProBike a supporto del Comune di Vicenza. Questo primo intervento diciamo che abbiamo oggi tratta innanzitutto della struttura dell'abaco della ciclabilità che abbiamo appunto messo a punto per tutti i partner del progetto ProBike e un database di monitoraggio di flussi ciclabili che abbiamo invece sviluppato utilizzando i dati dei contatori che sono stati acquistati dal progetto ProBike. E ovviamente poi ci sarà il secondo intervento che sarà focalizzato, diciamo, maggiormente sulla realtà di Vicenza. E quindi inizierei col dire che innanzitutto la mobilità ciclabile sta prendendo piede, come sappiamo, in diverse città italiane, ma anche europee, alla luce dei recenti avvenimenti. E anche se comunque questa trovava degli ostacoli in passato, soprattutto nella mancanza di adeguate reti ciclabili, ma anche a una radicata preferenza ed abitudine all'utilizzo del veicolo privato, dell'auto privata, anche per piccoli spostamenti, quindi spostamenti di breve raggio. Nell'ambito del progetto ProBike ci siamo occupati di sviluppare il cosiddetto abaco della ciclabilità, che è essenzialmente un compendio di casi applicativi e di esempi tipologici per guidare i progettisti alle strutture ciclabili e misure di supporto. Quindi essenzialmente uno strumento che indirizza il progettista ad individuare la migliore soluzione tecnica
in funzione dell'ambito in cui ci si trova a operare, quindi alle condizioni di traffico, al contesto ambientale e ovviamente anche in considerazione comunque delle normative vigenti. I cosiddetti building block, chiamiamoli così, la struttura comunque dell'abaco della ciclabilità si compone di tre macro categorie sostanzialmente. Siamo partiti dall'individuare e caratterizzare le esigenze del ciclista. Diciamo non le spiego una ad una, ma perché vi voglio mostrare poi i risultati del nostro lavoro. Ma sicuramente abbiamo considerato esigenze di sicurezza per lo spostamento che il ciclista effettua o deve effettuare, la coerenza dei percorsi, ovviamente devono connettere porzioni del territorio in maniera logica, ordinata e coordinata, devono essere dei percorsi diretti e che devono garantire certi livelli di comfort e flessibilità anche rispetto alla domanda progressiva che poi queste infrastrutture potranno essere in grado di accogliere. Abbiamo ovviamente settato, per così dire, poi dei criteri progettuali di cui si deve comunque tener conto in fase appunto di progettazione, sono quelli classici della funzionalità, omogeneità, ma soprattutto della leggibilità dei percorsi, perché pensiamo che quanto più ovviamente è chiaro un percorso, la segnaletica, più l'ambiente ciclabile è attraente per il ciclista, anche il ciclista non esperto. Rispetto alle diciamo componenti del sistema, abbiamo considerato comunque elementi geometrici, quindi infrastrutturali, la pavimentazione, sosta, segnaletica e dei servizi accessori, che vi mostro nella slide successiva. Sostanzialmente per tutti, per il progetto ProBike, quindi abbiamo sviluppato questa struttura che ad uso e beneficio comunque di tutti i partner progettuali. Abbiamo individuato delle categorie, dei casi applicativi che sono quelli indicati qui, ovvero sono corsie ciclabili e piste ciclabili o itinerari extraurbani. Abbiamo mostrato le caratteristiche di come si dovrebbero attrezzare le infrastrutture, o meglio, le intersezioni stradali e le rotatorie per accogliere i ciclisti, di come si devono ovviamente integrare queste infrastrutture col trasporto pubblico in ambito urbano, per poi arrivare ovviamente ad individuare soluzioni tipologiche di parcheggi e soluzioni innovative. Sostanzialmente lo strumento che abbiamo sviluppato è questo, è una sorta di matrice, di tabella che presenta circa una trentina di casi, se non ricordo male, dove per ciascuno dei quali si vanno a caratterizzare i criteri di progettazione, le specifiche tecniche e quali sono essenzialmente i problemi o le barriere all'implementazione di queste soluzioni. In aggiunta abbiamo utilizzato uno strumento che è stato precedentemente sviluppato da Transport for London, è il cosiddetto diagramma movimenti luoghi, che classifica sostanzialmente le strade secondo delle diverse categorie, le caratterizza in funzione della tipologia di movimento, quindi andando dal basso verso l'alto abbiamo diverse tipologie, gerarchie via via crescenti di movimenti e in funzione, se seguiamo poi qui l'asse della scissa da sinistra verso destra, c'è un'attività sempre una maggiore attività dei luoghi. Quindi sostanzialmente abbiamo indicato in questo abaco dove dovrebbero localizzarsi i vari elementi progettuali che abbiamo individuato in funzione proprio delle caratteristiche delle strade in affiancamento alle corsie ciclabili, ad esempio, o altre infrastrutture che andiamo a progettare.
Un altro risultato ottenuto nel progetto ProBike è quello del cosiddetto database di monitoraggio. Sostanzialmente abbiamo sviluppato innanzitutto delle linee guida, un tool, uno strumento che raccoglie tutti i dati provenienti dai contabbici che sono stati installati nei luoghi del progetto e effettua delle analisi temporali dei flussi. Dei flussi ciclabili. Ho riportato qui a titolo esemplificativo solamente un caso, il caso di un contatore dove appunto si mostrano i profili in 3 mesi, da luglio fino a settembre 2020 e poi ci sono ovviamente anche dei profili quindi per le due direzioni e i profili settimanali e il profilo giornaliero dei flussi. Quindi è chiaro come uno strumento di questo tipo possa andare a fornire delle informazioni sicuramente preziose in fase di pianificazione, ma anche di definizione delle politiche per la mobilità, perché ci danno comunque ci danno un'evidenza sperimentale o comunque un'indicazione del fenomeno della ciclabilità proprio dal punto di vista numerico. E qui si chiude il mio intervento. Ovviamente se ci sono poi delle domande sarò lieto di rispondere più tardi. Grazie mille Gennaro. Allora raccogliamo le domande come si diceva e alla fine saremo in grado di dare loro risposta. Io appunto passerei adesso la parola ai nostri partner che ci racconteranno brevemente in 15 minuti massimo ciascuno per stare nei tempi le esperienze transfrontaliere di mobilità ciclabile. E cominciamo con la comunità comprensoriale del Burgraviato e lascio la parola a Sabine Conte e a Irene Senfter che ci raccontano come il progetto ProBike nel Burgraviato è riuscito a ripensare la mobilità ciclabile. Hello? Ti sentiamo perfettamente e vediamo tutto. Okay. Grazie. Einen schönen guten Nachmittag im Namen der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt. Ich bin Sabine Conte, die Projektleiterin von ProBike und arbeite in der Abteilung Mobilität der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt. Wir konnten den Prozessablauf der Fahrradberatungen in 7 Gemeinden im Burggrafenamt erfolgreich abschließen. Zur Unterstützung haben wir uns das Öko-Institut Südtirol für die Radberatungen mit ins geholt und Frau Irene Senfter wird Ihnen nun die Erfahrungen von ProBike im Burggrafenamt präsentieren. Ja, okay, ich glaube auch ich kann jetzt von allen gehört werden. Passt das? Datemi un breve cenno. Sì, perfetto. Perfetto, okay, danke schön. Also danke Sabine für die freundliche Einleitung. Irene Senfter vom Öko-Institut, also mein Name. Und ich starte jetzt gleich mit unserem Erfahrungsbericht von den ProBike-Beratungen im Bezirk Burggrafenamt. Ganz kurz, Sabine hat es nicht so ausführlich erläutert. Die Bezirksgemeinschaft ist einer der Projektpartner im Projekt ProBike, hat ihren Sitz in der Gemeinde Meran, ist natürlich eine öffentliche Körperschaft, betreut und umfasst insgesamt 26 Gemeinden und die zugehörige Fläche, das ist über 1000 Quadratkilometer und circa 100.000 Einwohner. Und eben der Dienst, der in ProBike eben mitgewirkt hat, das ist die Abteilung für Umwelt, Mobilität und technische Dienste, die beschäftigt sich unter anderem mit der Planung, dem Bau und der Instandhaltung der Fahrradwege und deswegen ist ProBike sozusagen ein ideales Projekt für diesen Dienst, weil gleichzeitig auch verschiedene Aktivitäten und Projekte zur Sensibilisierung im Bereich nachhaltige Mobilität umgesetzt werden, so wie eben wie das bei ProBike der Fall ist. Also von meiner Seite, das Öko-Institut, wie kurz gesagt wurde, durfte die Bezirksgemeinschaft bei dieser Arbeit unterstützen. Das hat sie uns sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren im Wesentlichen bei den Fahrradberatungen in den Gemeinden dabei und haben die Tagung im vorigen Jahr mitorganisiert.
Ich gehe jetzt nicht näher darauf an, was wir sonst noch alles machen. Das können Sie gerne hier in der Präsentation nachher nachlesen oder auch auf unserer Homepage. Zur Erinnerung, in der Bezirksgemeinschaft Burggrafenland waren insgesamt 7 Gemeinden im Prozess ProBike mit dabei. Hier sind sie nochmal kurz alle aufgelistet. Also Marling, Scherms, Schenna, St. Leonhard, Lana, Naturns und Algund. Die Jahreszahl in Klammer gibt an, wann die Gemeinden jeweils im Rahmen von ProBike prämiert wurden. 3 davon waren ja schon vorgesehen mehr dran und die übrigen 4, die sind dann heute an der Reihe. Hier noch einmal die schon vorhin gezeigte Übersichtskarte, wo man also einordnen kann, hier mit allen Projektpartnern. Und hier auf dem nächsten Slide dann nur Südtirol. Also Sie sehen hier im Herzen der Gemeinde sozusagen das Sitz der Bezirksgemeinschaft und mehr oder weniger sternförmig drumherum die 7 Gemeinden, die alle bei ProBike mitgemacht haben. Wir haben dann hier, ich sehe leider, dass gerade, ich musste aufgrund eines technischen Problems meinen PC wechseln, deswegen sind leider die Folien ein wenig, ist die Schrift ein wenig verschoben, es tut mir leid, das konnte ich leider nicht mehr beheben auf die Schnelle. Also wir haben von jeder Gemeinde einen kurzen Überblick zusammengestellt, welches waren jetzt die größten Herausforderungen im Rahmen dieser ProBike-Beratung und welches sind auch die Dinge, die Gemeinden bereits gut umgesetzt haben im Verlauf von ProBike. Also hier sehen wir die Gemeinde Marling, unten ein Bild von der Marlinger Brücke, das ProBike-Team an der Marlinger Brücke. Daneben eine Karte, die ebenfalls diesen Bereich der Marlinger Brücke abbildet. Und in der Tat waren die großen Themen in der Gemeinde Marling die Anbindung an die nahegelegene Stadtgemeinde Meran, speziell in dieser Marlinger Brücke und auch insgesamt eine fahrradfreundliche Kreuzungsgestaltung in der Gemeinde. Also das waren die großen Punkte, die aufgeworfen wurden im ProBike-Prozess. Aber die Gemeinde Marling hat natürlich auch schon was gemacht. Sie war nicht untätig. Sie hat zum Beispiel in der Europäischen Mobilitätswoche einen ganz tollen Fahrrad- und Laufradparcours angeboten. Das sieht man hier oben. Sie hat Abstellanlagen, eine Luftpumpe auch im Dorfbereich errichtet. Und sie hat eine kostenlose Fahrradwerkstatt für die Bevölkerung angeboten. Hier noch einmal ein schönes, großes Bild von dem Fahrrad- und Laufradparcours, der sehr, sehr gut von der Bevölkerung angenommen wurde. Die zweite Gemeinde, das ist eine Nachbargemeinde von Marling, das ist Scherms. Die großen Themen in der Gemeinde Scherms waren die gemeindeübergreifende Radverkehrsplanung, auch hier die Anbindung an Meran, an die Nachbargemeinde Marling, an die Nachbargemeinde Lana. Eine schöne, einheitliche und funktionelle Beschilderung. Auch hier die Entschärfung von Gefahrenstellen bei der Anbindung an den übergemeindlichen Radweg zum Beispiel. Und ein Thema war in Scherms auch die Errichtung einer Ladestation für E-Bikes. Es wird nämlich gerade die Gemeinde umgebaut, energetisch saniert und man denkt da auch an, eine Ladestation zu errichten. Und auf den Bildern beispielhaft links das ProBike-Team vor dem Rathaus, in der Mitte eine Beschilderung, die nicht in Scherms steht, sondern so, wie man sie sich vorstellen könnte. Und rechts ein Stück des neuen übergemeindlichen Fahrradweges bei Scherms. Eben für diesen Radwegabschnitt ist eben auch die Bezirksgemeinschaft Burggrafenland verantwortlich, die wurde von dieser errichtet. Auch Scherms hat aber auch schon was gemacht. Scherms hat Schulprojekte im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2019 angeboten. Es gibt einen ganz tollen Menüpunkt zur Radmobilität auf der Gemeinde-Homepage. Das haben übrigens auch einige andere Gemeinden im Burggrafenland angepackt. Und es wurde ein Fahrradbudget für den Haushalt 2020 vorgesehen. Das heißt also eine fixe Pro-Kopf-Quote pro Einwohner, die von vornherein im Haushalt eingeplant wird und dann eben für Fahrradprojekte unterschiedlichster Art bereits zur Verfügung steht, ohne dass man die erst einplanen muss. Hier nochmals eben ein Abschnitt dieses übergemeindlichen Fahrradweges mit einer dieser tollen Fahrradzählstellen, die eben im Burggrafenamt errichtet werden. Eben dazu beitragen, dass man dann auch Daten erfassen kann an den Fahrradwegen. Die dritte Gemeinde, die jetzt in dieser zweiten Runde sich an ProBike im Burggrafenland beteiligt hat, das war die Gemeinde Schenna. Also auch hier hat es einige Knackpunkte gegeben, die ganz besonders intensiv besprochen wurden im Rahmen des Projektes. Einmal auch hier wieder die gemeindeübergreifende Radverkehrsplanung. Es ist dazu zu sagen, Schenna, wenn Sie es kennen, ist eine sehr große touristische Gemeinde, etwas oberhalb von Meran gelegen.
in etwa 600 Meter Meereshöhe. Und da war das ganz große Thema die Anbindung eben an die Nachbarstadt Meran. Es wird von sehr vielen Touristen und Einheimischen das Fahrrad benutzt. Und es ist die Verbindung im Moment nicht besonders gut zur Nachbarstadt Meran. Das war ein großes Thema. Das sieht man auch unten an den Bildern. Man sieht also links, es wurden drei Varianten angedacht, eine kleine Machbarkeit gemacht im Rahmen von ProBike, wie denn jetzt Gennaroud an Meran angebunden werden könnte. In der Mitte sieht man ein Stück des aktuellen Verbindungsweges und ganz rechts das ProBike-Team bei der Beradelung. Also eben in Schenna war wirklich großes Thema diese Anbindung, dann auch radfreundliche Kreuzungsgestaltung im Dorf und Fahrradabstellanlagen und ein besseres Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer auf den Radwegen. Wie gesagt, auch hier, überall haben sich die Gemeinden auch befleißigt, bereits Dinge umzusetzen. In Schenna ist es zum Beispiel so, dass bereits einige ganz tolle Fahrradabstellanlagen an mehreren Stellen in der Gemeinde errichtet wurden im Anschluss an ProBike, dass eine mobile Radreparaturwerkstatt angeboten wurde. Das sieht man auf dem Bild eben oben. Und nochmal das Beispiel einer Abstellanlage. Und ein mit der Schule geplantes Fahrradevent musste leider aus der heurigen Europäischen Mobilitätswoche wieder wegverschoben werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie das nächstes Jahr wieder anbieten und nachholen. Hier nochmal, also diese Abstellanlagen, die errichtet wurden, die sind wirklich ganz, ganz toll. Also ich denke, absolut neuester Standard, schöne Bügel, Fahrrad am Rahmen verschließbar, so wie wir Radfahrer uns das wünschen. Die letzte der vier Gemeinden, die ja heute ihren Preis abholen dürfen, das ist St. Leonhard in Passaia. Auch dort gab es einige ganz zentrale Problemstellen. Auch hier wieder die Gefahrenstellen im Dorf, die Anbindung der Wohnzonen an die Schulzone, die Jaufenpassstraße, das ist eine stärker befahrene, übergeordnete Straße. Auch darüber wurde intensiv diskutiert. Es war aber auch die Beschilderung ein Thema und es wurde angedacht, Motivationskampagnen unter dem Motto Radl zur Arbeit und Radl zum Einkauf durchzuführen. Und nach den Bildern eben sieht man entsprechend ganz rechts das Bike-Team. In der Mitte eine Initiative, eben einen autofreien Tag Mitte Oktober. Da komme ich gleich auf der nächsten Seite noch kurz dazu. Und dann in Anlehnung an die Kampagne der Bezirksgemeinschaft, also das orangene Schild links ist eine aktuelle Kampagne der Bezirksgemeinschaft für mehr Respekt aller Teilnehmer auf den Radwegen. Hier sieht man eben die umgesetzten Maßnahmen in St. Leonhard. Eben, es wurde am Wettbewerb Südtirol Radl teilgenommen und eben im Rahmen dieses Familienfestes, das ich vorhin angesprochen habe, wurden die Teilnehmer prämiert. Es wurden auch in St. Leonhard neue Abstellanlagen errichtet. Und was man hier im oberen Bild eben sieht, ist, es gibt bereits ganz tolle E-Bike-Ladestationen. Die sollen dann in Zukunft etwas besser beschildert werden, damit man sie besser findet. Und eben last not least, diese Kampagnen zum Einkaufen und zum Arbeitradeln, die konnten leider auch aufgrund von Covid-19 zwar angedacht, aber nicht mehr zur Gänze umgesetzt werden. Aber auch da bin ich zuversichtlich. Ich habe erlebt im ProBike-Team in St. Leonhard sind ganz engagierte Kaufleute und Dienstleister mit dabei. Die werden das sicher noch auf die Beine stellen. Hier nochmal ein schöner Panoramaausblick auf die Gemeinde St. Leonhard, wieder mit dem übergemeindlichen Fahrradweg, den die Bezirksgemeinschaft Burggrafenland betreut. Noch einen Ausblick. Ich bin dann gleich fertig. Ich höre, glaube ich, die Regie sagt vielleicht, ich soll mich dummeln. Noch einen kleinen Ausblick wollten wir Ihnen geben. Die im vorigen Jahr prämierten Gemeinden Algund, Lana und Naturs, die haben fleißig weitergearbeitet, auch nach ProBike. Links unten sehen Sie Vertreter der Gemeinde Naturs, die 2019 den Mobilitätspreis des Landes Südtirol entgegennehmen für ihr Projekt Fahrrad in Naturs, das an ProBike anschließt. Rechts die Vizebürgermeisterin von Algund, die für ProBike Algund 2020 mit dem Mobilitätspreis ausgezeichnet wurde. Also alle beide Gemeinden haben es geschafft, über ProBike hinaus Fahrradmobilität in Südtirol nochmal sichtbar zu machen, zu verankern und sich dafür einen Preis abzuholen. Last not least, auch Lana, das voriges Jahr ausgezeichnet wurde, hat inzwischen ein ganz tolles Beschilderungssystem in der Gemeinde eben errichtet.
für Fahrradfahrer und Fußgänger, also rot die übergeordneten Richtungen, grün die nächsten Attraktionsziele im Detail. Und es sieht so aus, als würden da auch die Nachbargemeinden sich dieses Beschilderungssystem zum Vorbild nehmen, anschauen und sich da einklinken wollen. Und Lana bietet, das hat es immer schon gegeben, weiterhin eine jährliche Fahrradwerkstatt an und ist sehr stark bei der digitalen Bewerbung der Radmobilität bei der Bevölkerung. Nicht nur die Homepage, auch über Facebook und Twitter machen die das. Genau. Zuletzt noch ein Blick auf die, nennen wir sie, Produkte, die im Rahmen von ProBike in Burgaufnahme bearbeitet wurden. Einmal ein Leitfaden für die Ausrichtung eines Fahrradfestes, wenn eine Gemeinde ein solches anbieten möchte. Zweitens ein Leitfaden für den Abschnitt Fahrradmobilität auf der jeweiligen Gemeinde-Homepage. Und drittens, ich denke, das darf man durchaus als eines der Highlights im Projekt bezeichnen. Die Partner, die Projektpartner wissen es alle. Die Bezirksgemeinschaft hat gemeinsam mit Ihnen, also mit den Partnern, diese Broschüre im Rahmen von ProBike erarbeitet. Radverkehr neu denken, Leitfaden für die Entscheidungsträger. Und diese Broschüre wird sozusagen als bleibendes Produkt von ProBike an die Bürgermeister oder Gemeinden verteilt werden, sodass sie auch in Zukunft eben, also auch an jene Gemeinden, die nicht bei ProBike teilnehmen konnten, sodass alle Entscheider, Bürgermeister, Referenten hier die Möglichkeit haben, sich über Maßnahmen im Bereich der Radmobilität zu informieren. Und ich denke, das ist ja genau auch der Geist von solchen Projekten, dass eben die Erkenntnisse weit über das offizielle Projektende hinaus noch bestehen bleiben und genutzt werden können. Wir sind auch optimistisch eben mit diesem kleinen Ausblick. Es sieht so aus, dass die ProBike-Teams in den Gemeinden weiter bestehen bleiben, dass die Gemeinden auch weiterhin Maßnahmen aus dem Ergebnisbericht von ProBike laufend umsetzen und vor allem, dass die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt ja auch morgen noch da sein wird mit ihren Mitarbeiterinnen, mit ihren Ansprechpartnerinnen zum Thema nachhaltige Mobilität, Fahrradmobilität und hier mit Rat und Tat den Gemeinden helfen wird, wenn Hilfe im Bereich nachhaltige Mobilität, Fahrradmobilität benötigt wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, wenn Fragen sind, dann, soweit ich weiß, dürfen Sie die ja in den Chat eintragen und uns gerne stellen. Vielen Dank. Grazie Irene, grazie anche per essere stata nei tempi. Io passo subito la parola a Alberto De Ana del UTI della Valle delle Valli e delle Dolomiti Friuliane, perché ci racconti invece la presentazione dell'esperienza locale delle linee guida sul parco ciclistico. Chiedo attenzione ai tempi e buona presentazione. Buongiorno. Mi chiamo Alberto De Ana, sono stato il consulente ProBike per l'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane. Ci siamo attivati per cercare di portare avanti il progetto all'interno del territorio e siamo riusciti a coinvolgere 7 comuni del nostro territorio che hanno portato avanti gli obiettivi previsti all'interno almeno del gruppo minimo, perché purtroppo ci siamo dovuti fermare nel tutto raggio a causa delle restrizioni alla mobilità del Covid e delle conseguenze anche di impossibilità di assembramento che il Covid dava. E adesso vi cerco di condividere il mio schermo con voi per far vedere. Un secondo. Per far vedere la presentazione che ho preparato. Ecco qui. Ecco, anzitutto solo un richiamo a una cosa importante, che è il fatto che noi tutti stiamo lavorando per promuovere l'uso della bicicletta, che ha come anche scopo quello di essere una cosa, di muoversi in maniera piacevole e non c'è niente di meglio di questo. Lo abbiamo detto anche più volte in questa
conferenza. Credo che non dobbiamo mai dimenticare questo obiettivo proprio per quello che abbiamo fatto. La mia presentazione riguarda soprattutto quanto è stato svolto da Lutti nel corso di questi mesi del progetto. C'è stata la redazione del Bici Plan, cioè il progetto generale della mobilità ciclistica del territorio dell'Uti, che sono 20 comuni e 1200 km quadrati, quasi tutti montani. C'è stata anche l'acquisto di 4 contatori di biciclette, per cui dopo vediamo un'analisi di questi dati, siccome uno degli obiettivi del progetto era anche l'aumento della ciclabilità nei comuni. Abbiamo da poco acquisito anche noi 190 archetti per fare le postazioni di posteggio che sicuramente verranno fatte nei prossimi mesi. In corso c'è l'acquisizione anche di alcune postazioni di ricarica delle e-bike. E ci sono stati anche il lavoro svolto dalle Salamandre, che è una società a cui è stata affidata la redazione del newsletter del progetto e tutto il materiale di promozione che è circolato all'interno del territorio dell'Uti. Come vi dicevo, una delle cose a cui abbiamo puntato a livello di territorio è appunto l'analisi del traffico ciclistico, perché prima non esisteva nulla di tutto ciò, non avevamo nessuna informazione valida se non delle sensazioni, che abbiamo cercato appunto di verificare a livello di traffico ciclistico, e questo ci ha dato dei risultati inaspettati. Proprio perché tutte queste informazioni sono utili per tutti questi soggetti e incominciano a chiederle e ci hanno permesso di fare molte previsioni e anche molti progetti e anche avere delle informazioni utilissime per svolgere per il futuro. Noi abbiamo nel nostro territorio passa una delle ciclovie più importanti della regione Friuli Venezia Giulia, che è quella che vedete in rosso, sul quale abbiamo installato prima 2 contatori a Maniago e Montereale, poi altri 2 quest'anno a Meduno e a Valeriano. Come vedete lì ci sono le date di installazione e che hanno dato dei numeri che per noi erano impensabili prima. Non sono i numeri del Tirolo, non sono i numeri che ci sono su altre ciclovie del Burgaviato, però per noi sono importanti anche perché hanno dimostrato tutta una serie di cose che poi andiamo a vedere. Ecco, questo era il traffico giornaliero che si è svolto per esempio negli ultimi tempi, nell'ultimo mese di settembre, e come vedete per noi avere 200-300 passaggi al giorno in alcune ciclovie, altri meno, però sono numeri significativi, perché prima si pensavano che questi erano molto molto inferiori, che quasi le ciclopiste non servissero. Invece abbiamo scoperto che molta gente le usa per vari scopi. Proprio non siamo neanche tanto da poco come quota in regione, perché abbiamo ha avuto un transito di bici nel 2019 abbastanza simile a quello che è la principale ciclovia della regione Friuli Venezia Giulia, che forse conoscerete, che si chiama Alpe Adria e che parte dal territorio della Carinzia, Kärnten, da Salisburgo, arriva in Carinzia e poi attraversa tutta la regione. È una ciclovia turistica che l'anno scorso, che è stato un anno molto buono, ha portato a 56.000 transiti in bicicletta, ma noi nella nostra ciclovia, pur non avendo un traffico turistico molto accentuato, ne abbiamo fatti 30.000. E per noi questa è stata una grande sorpresa e anche un motivo di pensare che la nostra ciclovia è molto usata dalle persone del posto. Anche se poco, si è innescato da pochissimi anni un po' di movimento turistico che si svolge soprattutto d'estate e che siamo riusciti a quantificare sia sui contatori per
perché si evidenziavano alcune discrasie rispetto a alcune differenze rispetto al movimento normale di andata e ritorno in estate e in primavera, ma perché poi abbiamo verificato questi numeri con gli albergatori che hanno confermato appunto questo iniziale movimento di circa 1 migliaio di turisti all'anno lungo la nostra ciclovia, e pensiamo che possa essere in un futuro migliore se il Covid ci lascerà in pace. Ecco, qui abbiamo un grafico dell'andamento giornaliero, i numeri sono quelli di un anno che vedete in ordinata, mentre in ascissa sono le ore del giorno. Come vedete sono ciclovie utilizzate per lo più per il tempo libero, il sabato e la domenica, ma sono molto frequentate e tutti hanno più o meno questo andamento a sinusoide, perché durante l'ora di pranzo il traffico cala molto. È vero, anche grazie ai questionari ProBike di percezione della mobilità ciclistica regionale che abbiamo fatto, mobilità ciclistica locale che abbiamo fatto nei vari comuni, abbiamo ricavato i dati che potete vedere. La gran parte delle persone nelle nostre parti usa la bicicletta nel tempo libero e solo una parte minore la usa anche per andare a lavoro o anche per andare in negozi. E andare a scuola la usano un poco, perché un po' perché non abbiamo intervistato i ragazzi, ma un po' perché effettivamente le scuole qui da noi, a parte i ragazzi delle medie, non, gli altri bambini non possono andare liberamente in bicicletta e molti bambini stanno molto lontano dalle scuole perché in bicicletta sarebbe difficile arrivare. Però c'è stato un bel aumento del traffico ciclistico subito dopo il lockdown a maggio rispetto all'anno precedente, con delle percentuali molto importanti sia registrate i contatori che avevamo installato l'anno scorso, e quelle che vedete in basso sotto sono le percentuali di aumento del traffico, che sono anche dovute a una maggiore pubblicità positiva della funzione della bicicletta che è stata fatta in questi anni di progetto e che la gente ha accolto volentieri, perché adesso è una delle poche attività che non vengono precluse, attività sportive, ricreative e diciamo salutistiche che non vengono precluse dalle attività, dalle leggi sul Covid. Cosa faremo l'anno prossimo, nei prossimi anni? Continuerà il monitoraggio di flussi, quello sicuramente, e continueranno le prassi ProBike nei comuni interessati e verso gli altri comuni del comprensorio UTI, perché le abbiamo ritrovate molto utili per iniziare a progettare con ordine la mobilità ciclistica, cosa che non sempre è stata fatta dalle nostre parti. Si è fatti molti interventi, ma un po' diciamo alla bisogna o anche alla, così, senza una pianificazione precedente, e quindi avere delle prassi che ci permettono di inquadrare il problema in maniera organica e diciamo strutturata è stata importante per tutti noi. Ripeteremo il questionario della percezione della mobilità ciclistica fra 2 anni, proprio per vedere cosa è cambiato in questi anni di progetto, e anche i comuni che sono stati interessati completeranno le azioni che erano previste nel piano degli interventi e che a causa dei problemi Covid non sono potute arrivare a termine. E soprattutto andremo operatività al parco ciclistico nelle valli delle Dolomiti Friulane, che è un progetto di spin-off che adesso vi illustro. Ecco qui. Il parco è un progetto per il futuro della bicicletta
nel nostro territorio, perché soprattutto anche turistico, perché il nostro territorio è poco popolato, ha solamente 35.000 abitanti, e quindi una delle possibilità che abbiamo è proprio il turismo che si deve sviluppare in questa grande area che va dal Vajont al Tagliamento, dove tutti potranno andare in bici in sicurezza e tranquillità, con tutti i vari tipi di biciclette, cercando di muoversi su una rete che è quella del Biciplan che abbiamo progettato, che sarà segnalata e facile da percorrere, percependo di essere ben accolti dalla popolazione, usufruendo anche di servizi legati alla bicicletta che ora non ci sono e che andranno a beneficio di tutta la popolazione, questo tipo di cose. E questo, ecco, l'area di interesse di questo grosso parco, di questa area di progetto, che vorrebbe appunto portare nuove prospettive anche di sviluppo economico, perché vuole essere un'attività partecipata, condivisa, e proporre una nuova mentalità di gestione del territorio, visto che ci sono anche delle esigenze su questo e dell'economia locale. Vuole essere quindi un progetto pilota per la società, che propone le forme del turismo esperienziale e relazionale e non, diciamo, di massa, dare supporto al marketing, all'accoglienza, alla logistica, ai settori della proposta cicloturistica, che stimolino i privati a investire, a fare nuove attività, a collaborare con i soggetti pubblici nella promozione e nella gestione del territorio in maniera complementare ai progetti di sviluppo turistico e territoriali esistenti. Quindi noi faremo un'ampia rete di itinerari ciclistici che è già stata, come vi dicevo, formulata e che è complessivamente lunga circa 700 chilometri. L'organizzazione turistica sarà realizzata dalle persone che lavorano all'interno della struttura del parco, no? Che quale, oltre a organizzare i pacchetti, i servizi, le escursioni e altre cose, faranno il materiale informativo specialistico, sia cartaceo, Depliant e anche e soprattutto la parte digitale. Scusate. Oltre a organizzare i servizi e l'accoglienza e anche degli eventi per promuovere questo parco. Ovviamente dicevo che sarà un parco che verrà progettato insieme alle persone del posto, che formeranno un soggetto gestore e che poi lo realizzeranno. Chi sarà? Saranno tutti gli operatori economici del turismo, insieme a hotel, ristoranti, trattorie, operatori della bicicletta, dell'agroalimentare, eccetera, e le associazioni ciclistiche, le associazioni locali, anche dei residenti del posto che hanno il piacere di essere coinvolti. E fornirà tutte le cose che vi abbiamo detto precedentemente e per concludere velocemente, ecco, diremo che noi accoglieremo tutti quelli che vogliono pedalare in libertà sulle nostre strade, senza fare distinzione di tipi di biciclette o di persone che si muovono per la mobilità quotidiana o per sport, perché crediamo che comunque il movimento in bicicletta, come dicevo sia prima, è una cosa piacevole nel modo cui ognuno di noi intende utilizzarla. E per questo ringrazio anche tutti i comuni che hanno voluto accogliere questa opportunità di cominciare a fare questi passi organici verso una nuova mobilità ciclistica. Io avrei un bel piccolissimo video di un minuto e mezzo, se la regia me lo consente. Siamo un po' fuori tempo. Ah, siamo fuori, allora pazienza e ve lo merita vedere nel territorio dell'utile la prossima volta che ci vedremo. Grazie.
Grazie Alberto, scusa la fretta, ma abbiamo tempi stretti. E allora io passiamo la parola a Maria Legner e David Mittelholz di Klimabündnis Tirol, che racconteranno invece l'esperienza e i risultati del ProBike Coaching in Tirolo. Ja, vielen Dank. Könnt ihr mich hören? Und das Ti Bild sentiamo sehen? Bene e vediamo le slide. Super, perfekt. Mein Name ist Maria Legner. Gemeinsam mit David Mittelholz führen wir die ProBike-Beratungen in Tirol seit 2020 durch. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei Michael Bürger. Er hat es davor schon gesagt. Im Wesentlichen war er und Martina Abraham für die Entwicklung des Prozesses verantwortlich und hat auch die Architektur von diesem Prozess aufgesetzt und die ersten Beratungen, die ersten 8 im Wesentlichen, durchgeführt. Wir haben heuer die letzten Beratungen jetzt noch umgesetzt und ich möchte im Folgenden gern den Überblick über die Ergebnisse von Tirol geben. Das Klimabündnis Tirol hat seit über 20 Jahren Erfahrung in der Förderung von umweltfreundlicher Mobilität, dabei speziell von der Fahrradmobilität. Und wir arbeiten im ganz Wesentlichen über Kampagnen wie den Tiroler Fahrradwettbewerb, die Europäische Mobilitätswoche, dafür, dass in Gemeinden Kommunikationsmaßnahmen zur Förderung von Radverkehr stattfinden, in Schulen über Schulworkshops, Radreparaturworkshops, dann auch im Weiteren über Fahrradkurse sind wir direkt dann auch in Kontakt vor Ort mit den Gemeinden und haben so relativ breite Basis und Kompetenz im Bereich Radmobilität schon aufgebaut, was wir jetzt auch gut in ProBike mit einfließen lassen können. Wir haben in den letzten 3 Jahren 10 Tiroler Gemeinden im Rahmen von ProBike beraten können. Da die grünen Punkte sind die Gemeinden von der ersten Runde und die letzten Gemeinden, die jetzt beraten wurden, sind Alpbach, Inzing, Reute, Volders und Zierl, haben wir jetzt eben abgeschlossen. Die Gemeinden liegen sehr breit verteilt. Viele im Tiroler Inntal, aber auch in Osttirol haben wir eine Gemeinde und in Reute recht abgelegen. Den Überblick in Form von Zahlen, eben 10 Gemeinden wurden beraten. Insgesamt haben wir mit diesen 10 Gemeinden 171 Maßnahmen erarbeitet, die in den Maßnahmenkatalogen beschlossen wurden und jetzt in weiterer Folge umgesetzt werden. Diese Fahrradklimatests, die Fragebögen, die an die Bevölkerung von den jeweiligen Gemeinden gegangen sind, davon haben wir 272 erhalten, die Basis für die Entwicklung auch von den Maßnahmen bietet. Mit den Gemeindevertreterinnen und Vertretern wurden diese Stärken-Schwächen-Analysen durchgeführt, um den Überblick über die aktuelle Situation für den Radverkehr in den Gemeinden zu bekommen. 39 dieser Analysen haben wir gemacht. In jeder Gemeinde eine Radtour und insgesamt 127 Personen aus den Gemeinden involviert und das auch in Form von Radteams, da jetzt das Thema Radverkehr verankert. Diesen Überblick nochmal, der finde ich recht gut ausdrückt, worum es geht. Die 3 Bereiche wurden auch von anderen jetzt schon angesprochen. Das Thema Kommunikation von Radverkehr, Darstellung über Veranstaltungen und so weiter. Infrastrukturmaßnahmen, ganz wichtig. Und der 3. Bereich, das Thema Organisation. Wie tritt die Gemeinde intern auf? Wie geht die Gemeinde als Vorbild voran? Und diese 3 Bereiche überschneiden sich zum Teil. Und in weiterer Folge möchte ich da gern eben auch diese Punkte zeigen, wo sich das dann
gut ergänzt, wo das gut zusammenfließt, insbesondere über Beispiele von den nun jetzt letzten 5 beratenden Gemeinden vom letzten Jahr. Als Hintergrund aber vielleicht noch kurz die aktuellen Themen von Tirol. Das hat auch der Michael schon angesprochen. Das Thema E-Pikes wird ganz aktuell auch für das Thema Radverkehrsförderung. In den letzten Jahren ist der Verkauf von neuen Rädern geht zunehmend in Richtung E-Bikes. Heuer war das sogar so, dass in Österreich 60% der neu gekauften Fahrräder nun E-Bikes sind. Und das ermöglicht dann natürlich in ganz Tirol problemloses Fahrradfahren im Alltag. Das ist jetzt genau schon der springende Punkt, weil gerade in Tirol ist das Thema Fahrradfahren sehr oft dann noch als Freizeitthema behaftet. Von dem her haben wir auch große Herausforderungen darin gesehen, dass man wirklich Radverkehr und auch die Nutzung von E-Bikes im Alltags, für Alltagswege verwendet. Das war ganz spannend zu sehen, dass das eben doch sehr, sehr nur auf dieser Freizeitseite ist. Probike für uns aber ganz klar die Förderung von Alltagsradverkehr, also zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Freizeitaktivitäten hin und nicht nur als Freizeitaktivität an sich. Ich komme jetzt gleich schon zu den blitzlichtartigen Auszügen von guten Maßnahmen. Hier am Bild ein Lastenfahrrad, was in Alpbach, dieser sehr steilen Gemeinde, angeschafft wurde von einer Gemeindevertreterin, die auch sehr gut sichtbar jetzt viele von ihren Dienstwegen mit diesem Lastenfahrrad zurücklegt, dadurch klarerweise gut sichtbar in der Gemeinde als Gemeindevertreterin mit Vorbild vorangeht und auch damit das Thema jeden Tag dadurch kommuniziert, dass sie im öffentlichen Raum mit diesem Lastenfahrrad auch unterwegs ist. Ein Beispiel aus Ziel ist eine Fahrradkoordination, die aus 2 Köpfen besteht. Eine Ansprechperson für den Radverkehr festzulegen, ist eine Mindestmaßnahme im ProBike-Prozess. Die Art und Weise, wie es da gelöst worden ist, finden wir sehr sinnvoll, nämlich die linke Person, der David, ist in der Gemeindeverwaltung angestellt. Der rechte, der Mike, ist über ProBike, über das Radteam, hat sich engagiert und ist jetzt auch weiterhin ehrenamtlich, steht als Ansprechperson für Radverkehr zur Verfügung. Und gemeinsam decken sie damit die Verankerung in der Gemeinde und zusätzlich das Alltagsradeln sehr, sehr gut ab. Haben sich zum Beispiel dann auch ähnlich wie der Bici-Plan für die ganze Region, für die Gemeinde dann angeschaut, wo sind die wichtigsten Verbindungen, die hergestellt werden sollen in der Gemeinde, um die Zielpunkte zu erreichen. Und werden dahingehend jetzt prioritär diese Strecken radfreundlicher gestalten. Beispiel aus Reute, wo man sagen muss, die Gemeinde war da wirklich auch Vorreiterin in der Umsetzung von Sharrows, von diesen Bodenmarkierungen, die im Gemeindezentrum dadurch Radverkehr um einiges sichtbarer machen und den Platz soweit schon mal Radlerinnen und Radlern übergeben. Beispiel aus Folders, das ist allerdings eben gerade erst in der Umsetzung bzw. in der Planung, weil wir diese Beratung gerade erst abgeschlossen haben. Das ist entlang von einer Landesstraße erstmals Radinfrastruktur in Form von einem Mehrzweckstreifen, so es denn möglich ist.
einzusetzen, sodass genau bei dieser Hauptverbindungsstrecke ein sicheres Radfahren dann möglich ist. Und was da eben dann auch angesprochen wurde von dem Radteam, war, dass das dann kombiniert werden soll mit einer Informationskampagne, Kommunikation, wie ist es dann eigentlich, wie soll man sich verhalten entlang von Radinfrastruktur, was sind die Rechte und Pflichten von den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, sodass das eigentlich dann auch wieder mit Kommunikation kombiniert werden muss, um dann auch Wirkung zu haben. Was uns auch sehr gut gefällt, sieht man auf diesem Foto, nämlich Abstellanlagen Artigianali, also selbstgemachte Abstellanlagen, die der lokale Bauhof einfach selber entwickelt hat, selber gebaut, die aber nichtsdestotrotz den Qualitätsanforderungen entsprechen, die von Landesseite vorgegeben werden, beziehungsweise auch von uns empfohlen werden. Aber dennoch eine gute Möglichkeit, dass man dann auch die lokale Verwaltung und die lokalen Ressourcen nutzen kann, um radfreundliche Infrastruktureinrichtungen da zu erzeugen. Was das Ganze bringt, sieht man am Beispiel Inzing. Auf der rechten Seite im Bild die Abstellanlagen an der Mittelschule in Inzing, wie sie vorher waren. Es wurden dann eine Reihe von neuen Abstellanlagen angeschafft und der Schulwart hat nach dieser Umstellung auf diese neuen Abstellanlagen festgestellt, dass sich da die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Rad in die Schule kommen, die Anzahl derer hat sich verfünffacht im Rahmen dessen. Kann man natürlich sich fragen, warum, gibt es vielleicht weitere Erklärungen noch dazu, aber ganz wichtig, und das sieht man ja auch da an dem Foto, das sind ja dann einigermaßen wertvolle Fahrräder auch, Mountainbikes und so weiter, die dann den ganzen Tag dort abgestellt werden. Von dem her ganz wichtig eben auch diese sicheres Absperren, nicht nur bei Mittelschulen, natürlich auch dann speziell an den ÖV-Knotenpunkten, wo stark in Diskussion ist und auch gemeinsam mit den ÖBB an den Bahnhöfen, an den Knotenpunkten eine große Anzahl in hoher Qualität von Abstellanlagen bereitgestellt werden, die dann genau dieses Alltagsradeln möglich machen. Und da ist das Thema E-Bikes, das Thema Lastenfahrräder, wie der Michael schon angesprochen hat, eben sehr, sehr wichtig, dass ein sicheres Abstellen von Fahrrädern dann möglich ist. Hier noch ein Beispiel aus Schwarz, auch von der Mittelschule, mit Überdachung. Und mit diesen Einblicken möchte ich soweit schon den Blick dann in die Zukunft noch richten. Wir werden in Tirol, so es möglich ist, noch eine regionale Auszeichnungsveranstaltung mit Urkundenübergabe am 12.11. durchführen, wo wir die ganzen beratenden Probike-Gemeinden einladen wollen, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und von den einzelnen Maßnahmen dann auch wieder was zu lernen. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir auch in Zukunft gefördert vom Land weitere Beratungen durchführen können, da sich das System als sehr sinnvoll und sehr positiv herausgestellt hat. Ich möchte damit schließen und gebe zurück an die Moderation. Grazie Maria, grazie mille. Allora continuiamo con le esperienze di mobilità ciclabile dei partner e l'ultimo partner a parlare adesso è il Comune di Vicenza e lascio la parola a Carla Polonato per la spiegazione del percorso dal ProBike Coaching alla Bacco di Vicenza, la linea guida del POMS. Buongiorno a tutti. Come Comune di Vicenza abbiamo cercato di attuare più misure possibili di promozione della mobilità ciclabile seguendo il processo suggerito dal progetto ProBike.
Abbiamo quindi avviato il processo di coaching ProBike, individuando un bike team che attraverso il suo lavoro ha portato a mettere a punto un piano delle misure migliorative per la ciclabilità di Vicenza. Abbiamo attivato contestualmente due punti informativi sul ProBike e sulla promozione della mobilità ciclabile in città, presso le sedi di due importanti associazioni del nostro territorio. Abbiamo rinforzato alcuni servizi per la mobilità ciclabile, come la marchiatura delle biciclette per contrastare il fenomeno dei furti delle biciclette, oppure l'attrezzaggio di alcune piste ciclabili con sistemi autonomi di pompaggio, come abbiamo visto altri esempi durante la conferenza di oggi, e di autoriparazione delle biciclette. Grazie ai fondi ProBike abbiamo installato per la prima volta nel territorio comunale dei sensori per il conteggio dei transiti di pedoni e biciclette, che sono collegati anche dei pannelli a messaggio variabile molto evidenti, che riportano in tempo reale il valore dei transiti, quindi visibili a tutti alla cittadinanza, che così si rendono conto direttamente l'importanza delle piste ciclabili che abbiamo. Dopo vediamo qualche dato. Sul piano programmatorio e pianificatorio abbiamo messo a punto le linee guida per la ciclabilità che serviranno per la redazione del PUMS, di cui ha accennato anche il nostro assessore in apertura della conferenza. Il PUMS nel frattempo è partito, è stato avviato nel mese di settembre e ora è nella fase iniziale di costruzione del quadro conoscitivo della mobilità cittadina. È una fase molto importante che ci permetterà di conoscere come ci muoviamo, con quali modalità di trasporto e quindi verrà indagata anche la parte della mobilità ciclabile. In una seconda fase che partirà nel mese di novembre verrà invece attivata la parte del coinvolgimento della cittadinanza e della partecipazione. In questa fase verrà riattivato anche il bike team, perché sicuramente le persone che hanno lavorato all'interno del bike team verranno sentite come stakeholders all'interno della fase partecipativa del PUMS. Quindi questo lavoro verrà ripreso, questo lavoro di coaching che è stato fatto verrà ripreso anche nel corso dell'anno e della redazione del PUMS. Infine abbiamo messo a punto un abaco della ciclabilità che, come è stato accennato prima, è un compendio di soluzioni progettuali per la ciclabilità adottabili da tutti i partner del progetto, ma abbiamo redatto anche un abaco per la ciclabilità per la nostra realtà vicentina. Queste sono le principali misure e iniziative che abbiamo attivato durante i 3 anni, 2 anni e 8 mesi fino a oggi del progetto, ma altre sono state programmate, sono in programma e verranno attuate nel corso dei prossimi anni, grazie allo spunto e allo stimolo che ha dato il progetto ProBike. Io vi parlerò della parte... Ecco qui, vi parlerò della parte del lavoro del bike team, mentre lascerò la parola poi a Gennaro che vi spiega che cosa è stato fatto per le linee guida per la ciclabilità che serviranno per la redazione del PUMS e l'abaco della ciclabilità. La foto che vedete qui è una foto che riporta la partenza del bike tour, uno dei momenti del progetto di coaching del ProBike. Vedete al centro il nostro sindaco che ci ha tenuto ad essere presente in questo momento di partenza del bike tour. I lavori del bike team sono durati all'incirca da maggio dello scorso anno, del 2019, e si sono conclusi nel mese di ottobre, praticamente 15 giorni fa. E sono stati coinvolti nel bike team, oltre a assessore, dirigente, tecnici del Comune di Vicenza, anche la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza, che sono nostri partners associati del ProBike. Degli esponenti dell'UIL Sottoberica, che è l'azienda sociosanitaria locale,
due importanti associazioni che sono quelle che hanno ospitato anche i punti informativi di cui parlavo prima. FIAB Tutti in Bici, un'associazione per la ciclabilità, e Cooperativa Insieme, di cui Adriano Verno fa parte, e che si occupa di vari temi legati alla sostenibilità. Poi Cicletica, un'altra associazione legata alla ciclabilità, Lega Ambiente, sostenibilità ambientale, e dei rappresentanti di categorie tipo della cittadinanza, studente, un lavoratore, un pensionato, un genitore. Il percorso si è svolto secondo lo schema che è stato illustrato prima da Michael Burger. E quindi c'è stato un kick-off meeting dove sono stati illustrati i risultati di 130 test sull'attitudine all'uso della bici che sono stati raccolti durante le giornate verdi o nei punti informativi presso le sedi delle associazioni. L'analisi dei punti di forza e di debolezza della ciclabilità cittadina in seguito a questionari specifici che sono stati compilati da amministratori e tecnici del comune e delle province di Treviso e Vicenza. Tutto questo ha portato a costruire e a individuare delle criticità che si sono poi aggiunte alla relazione che è stata realizzata durante il bike tour. Torno un attimo indietro nella foto finale che vedete in questa slide in basso. Vedete anche il percorso del bike tour che avremmo fatto volentieri questa mattina insieme se non ci fosse stata poi questa emergenza delle ultime settimane. E durante il bike tour avevamo degli stop programmati proprio per scriverci subito, appuntarci subito ciascuno per il proprio conto le criticità che abbiamo rilevato e delle proposte di soluzione. Ci sono stati fatti poi due workshop previsti dal processo ProBike, con la chiusura finale appunto del 22 ottobre scorso, dove è stato illustrato al bike team che cosa è stato fatto in seguito al piano delle misure e all'implementazione del piano delle misure. I campi di applicazione sono i tre che abbiamo visto. Ritorno un attimo avanti, i tre che abbiamo visto citati anche nell'intervento di prima, quindi nel piano nel campo dell'organizzazione, delle infrastrutture e della comunicazione. Noi abbiamo considerato 66 misure di miglioramento, alla fine abbiamo conteggiato 66 misure di miglioramento in seguito alle criticità e ai punti deboli che sono emersi durante i lavori del bike team. Anche 66 perché li abbiamo condensate, perché in realtà erano molte di più. Ve ne presentiamo due a livello dimostrativo sui due per ciascuno dei livelli che abbiamo visto prima, a livello organizzativo, di comunicazione e di infrastrutture. Sono le principali e sono quelle che corrispondono ai criteri minimi che erano previsti nel progetto ProBike. Uno dei criteri era la nomina di una persona di riferimento per la mobilità ciclabile nel territorio comunale. E per questo noi abbiamo istituito un ufficio che abbiamo chiamato Ufficio Biciclette, che è inserito all'interno del Servizio Mobilità e Trasporti, di cui faccio parte anch'io, e che ha il compito appunto di fare da punto di riferimento per tutto quello che riguarda la promozione della mobilità ciclabile in città. Sul punto di spingere il comune a predisporre, comunicare e sostenere una visione per la mobilità ciclabile, abbiamo avviato questo progetto di PUMS di cui vi abbiamo già parlato.
Lì vedete il logo, Vicenza 2030. Nel logo già vedete che c'è proprio un'idea di visione per il futuro, Vicenza 2030. Cosa sarà Vicenza per la mobilità fra 10 anni, nel 2030? A livello infrastrutturale, sul piano dei posteggi abbiamo attivato in questi anni 149 rastrelliere per un totale di 740 posti, che sono localizzate soprattutto in centro storico. Ora abbiamo invece in progetto di acquistare altrettante rastrelliere, se non anche di più, per completare il posizionamento in tutto il centro storico, ma anche per ampliarlo a tutto il territorio comunale. Sulla rastrelliera noi ci siamo focalizzati sull'utilizzo di due modelli di rastrelliere. Uno che è il paletto singolo, che viene utilizzato in punti dove c'è poco spazio, e un'altra è una rastrelliera che può essere da 4, 5, 6 posti, che è stata frutto di un approfondimento, di uno studio, per individuare il modello che avesse le caratteristiche che più volevamo, più efficaci per contrastare i furti, per anche agevolare il posizionamento, quindi una rastrelliera abbastanza pesante da poter essere autoportante, quindi prima di essere bloccata nella posizione, perché uno dei problemi che abbiamo avuto è che spesso c'è necessità di spostarle e di trovare posizioni diverse. Forse questa è una caratteristica tipica delle città più popolose, dei centri storici, e quindi avevamo questa necessità. E anche caratteristiche di pulizia, di poterla pulire soprattutto sotto, in modo che non sia un ricettacolo poi di sporco. L'altro elemento, criterio minimo che veniva richiesto, era il collegamento, la realizzazione di collegamenti ciclabili con i comuni confinanti. Abbiamo in progettazione la pista ciclabile che va verso il comune di Creazzo, che è un comune con termine a ovest della città, lungo la direttrice che probabilmente porta più traffico veicolare in ingresso in città. È in corso di progettazione, è una ciclabile che è molto costosa, perché necessita di passare un piccolo fiume, quindi fare un ponte, e di sottopassare una strada di scorrimento a quattro corsie, quindi è sicuramente impegnativa da un punto di vista economico. Vicenza-Caldogno è invece un collegamento verso nord. Anche questo è a livello di progettazione definitiva, e infine verso est la pista ciclabile da Vicenza verso Torri di Quartesolo. Qui è già stata realizzata proprio al confine tra i due comuni, grazie anche qui alla realizzazione di una passerella ciclabile, ed è in corso di progettazione il completamento verso l'interno del comune di Vicenza. A livello comunicativo, gli interventi sulla comunicazione sono dati da dei comunicati stampa specifici che vengono fatti ogni volta che c'è un'iniziativa in campo di mobilità ciclabile, quindi inaugurazione di nuove piste, giornate verdi dove si fanno marcature gratuite per biciclette, la posa di nuove rastrelliere. Tutte queste iniziative che vi ho raccontato sono sempre accompagnate da comunicati stampa specifici, e in più sono state realizzate delle schede dedicate all'interno del sito istituzionale del Comune di Vicenza sui vari argomenti: la marcatura delle biciclette, la posa delle rastrelliere, la realizzazione e la gestione di due importanti bici park in stazione ferroviaria e presso il centro del Comune di Vicenza. Queste schede vengono poi tenute continuamente aggiornate.
Anche noi abbiamo partecipato alla settimana europea della mobilità sostenibile, non nell'ultimissima edizione, sempre anche noi per problemi legati all'epidemia da Covid-19, con la realizzazione di giornate verdi, quindi sono soprattutto di domenica, sono giornate in cui non si può utilizzare l'auto in una certa zona, nella zona più densamente urbanizzata della città, e ci si può recare in centro soltanto con biciclette o mezzi pubblici. Durante queste giornate verdi abbiamo attivato la marcatura gratuita delle biciclette, di cui vi parlerò fra un attimo, e è sicuramente un momento in cui viene dato ampio spazio alla promozione della mobilità ciclabile, con dei gazebo specifici che sono gestiti dall'associazione di ciclisti e da altre associazioni del territorio comunale, quelle che ho nominato prima, che forniscono varie dépliant legati alla promozione della mobilità ciclabile. Ecco, la marcatura che vi ho nominato due volte, che cos'è? È un'iniziativa, è un servizio correlato della mobilità ciclabile ed è un metodo per contrastare il furto delle biciclette. Consiste nell'incidere, vedete nella foto la macchina che sta facendo esattamente questo lavoro, nell'incidere il codice fiscale del proprietario del veicolo, della bicicletta, nel telaio della bicicletta. Questo è un modo molto efficace, abbiamo notato, per contrastare il furto delle biciclette, perché sostanzialmente un ladro che vede espressamente questo codice fiscale si pone un problema e è dissuaso da rubare purtroppo questa bicicletta. Chiaramente più questo sistema è diffuso, più siamo in grado di contrastare il fenomeno della bicicletta, del furto della bicicletta. L'ideale sarebbe che questo sistema, oltre a diffondersi molto in città, si diffondesse anche in tutti i comuni vicini. È un sistema che è adottato anche dal vicino comune di Padova, che è un altro comune capoluogo di provincia del Veneto, e di Venezia, che è il nostro capoluogo di regione. E si dovrebbe creare un registro unico con l'elenco di tutti i proprietari, con le relative tessere e i relativi codici fiscali, così diventa più semplice anche da città a città ricercare una bicicletta che è stata rubata. Abbiamo avuto dei casi di biciclette che sono state ritrovate proprio grazie a questo sistema. Dall'inizio dell'attivazione abbiamo marcato circa 2500 biciclette. Rapidamente vi faccio vedere i contabici di cui vi parlavo prima. Questo è quello installato in direzione est. Qui vedete, vi faccio solo vedere questo dato perché vi fa un po' da paragone con i dati che abbiamo sentito di conteggi prima. Le biciclette dal 1 agosto del 2020, quando sono stati installati, in questa direzione a est riportano 28.000 transiti. Quindi sono valori che sono più alti di quelli che abbiamo sentito prima. D'altronde noi siamo in città e abbiamo un traffico molto più intenso. Questa è la direzione a ovest, che vi dicevo, quella verso il comune a ovest, che porta un forte traffico veicolare, a 30.000 transiti, mentre a sud un po' meno, 12.000 transiti. Ecco, io ho finito la parte di presentazione mia, lascio la parola a Gennaro che vi parla invece delle linee guida per la mobilità e dell'Abaco per Vicenza. Sì, grazie e buon pomeriggio di nuovo a tutti. Allora, ho una presentazione molto, molto breve su
i risultati, altri due risultati di progetto, due output di progetto. Allora, il primo riguarda, come si diceva, l'abaco della ciclabilità che abbiamo sviluppato per la città di Vicenza. In buona sostanza la struttura di quest'abaco ricalca ovviamente quello che abbiamo poi messo a punto per tutti i partner del progetto ProBike. Quindi si parte da quella matrice che ho mostrato prima di soluzioni progettuali per la ciclabilità, per diciamo poi andare a particolarizzare e a calare nel contesto di Vicenza appunto quelle soluzioni. L'obiettivo è sempre quello di indirizzare il progettista nell'individuare le soluzioni migliori, quindi che più si adattano diciamo al caso specifico della realtà di Vicenza. In questa slide, sostanzialmente, siccome ci sono molti casi che sono stati analizzati, vi mostro solamente due esempi. Il primo sulla sinistra mostra appunto come dovrebbe essere, diciamo, attrezzata, per così dire, un'intersezione stradale semaforizzata, diciamo, con l'elemento, chiamiamolo così, elemento progettuale casa avanzata, ovvero un'area di attestamento avanzata per i ciclisti, in modo che questi poi ne possano beneficiare nel momento in cui poi scatta nuovamente il verde semaforico. Per questo caso qui, come poi per tutti i casi che sono stati inclusi nell'abaco, mostriamo diciamo di diversi elementi, diverse informazioni. Sostanzialmente ci sono quattro, abbiamo prodotto delle schede per ogni caso, dove appunto abbiamo incluso l'informazione appunto sulla località ottimale in cui si dovrebbe andare a posizionare la specifica soluzione progettuale per massimizzarne poi le sue funzionalità. E quindi qui utilizziamo il diagramma che appunto ho spiegato prima. Mostriamo ovviamente dei casi concreti in cui questi esempi applicativi sono stati appunto utilizzati. Ad esempio per la casa avanzata riportiamo appunto gli esempi di Copenaghen a sinistra e Reggio Emilia a destra, e sostanzialmente poi due schemi, due rappresentazioni in 2D e in prospettiva che appunto mostrano chiaramente poi anche questi elementi di contrasto visivo tra le infrastrutture ciclabili che si vanno a realizzare e poi le infrastrutture stradali sostanzialmente. Sulla destra invece un altro esempio riguarda appunto configurare le corsie ciclabili nei dintorni poi delle fermate del trasporto pubblico. Nell'abaco abbiamo individuato diverse soluzioni, questo è lo schema qui rappresenta il caso diciamo relativo alla fermata dell'autobus con isola pedonale, e quindi similmente al caso precedente diciamo le informazioni che raffiguriamo e riportiamo poi nell'abaco sono le stesse di prima. Ovviamente vi esortiamo nel momento in cui i report e le pubblicazioni del progetto ProBike dovessero diventare poi pubbliche, a consultare questi report, perché poi risulta veramente molto difficile condensare tutte le informazioni ed essere esaustivi comunque in una presentazione piuttosto breve. Ma in ogni caso questo è stato un altro output di progetto che appunto abbiamo generato. Poi ce n'è un altro che appunto è in corso di finalizzazione proprio in questi giorni, che sono sostanzialmente le linee guida PUMS relativamente alla ciclabilità.
E l'obiettivo di questo documento è quello di suggerire delle misure, delle azioni che possano favorire non solo la diffusione di una cultura della ciclabilità nella città di Vicenza, ma che promuovino l'utilizzo della bicicletta come mezzo di spostamento abituale, quindi non soltanto per assolvere a quegli spostamenti che chiamiamo di erratici, quindi shop per motivi di shopping, tempo libero e quant'altro, ma che possa assolvere anche ad effettuare spostamenti di carattere sistematico per la mobilità, diciamo, casa scuola, casa lavoro. Dal punto di vista della struttura di questo documento, sostanzialmente siamo partiti dal dare un quadro generale appunto sulle condizioni dell'offerta infrastrutturale per la mobilità ciclistica a Vicenza. E poi diciamo, abbiamo caratterizzato la domanda di mobilità ciclistica attraverso una, diciamo, un'estesa campagna sperimentale che abbiamo condotto nei mesi scorsi a Vicenza, una campagna sperimentale che abbiamo appunto fatto grazie al supporto non solo del Comune di Vicenza, ma anche di associazioni locali che ci hanno aiutato nel reclutare, per così dire, i ciclisti che hanno partecipato a questa campagna. Sostanzialmente abbiamo utilizzato un'applicazione che era stata sviluppata precedentemente per monitorare gli spostamenti di questo gruppo di ciclisti e quindi poi per fare le nostre analisi e dedurre poi le caratteristiche della mobilità, della domanda di mobilità, della domanda di spostamento ciclistica. E però da un altro lato questa campagna poi informativa ci ha permesso poi anche di ragionare su dei casi progettuali molto, molto specifici, poiché ci ha fornito questa analisi, diciamo, il know-how tecnico, ovvero l'evidenza sperimentale, per andare a individuare i luoghi, ad esempio, in cui diciamo, il territorio non presenta delle corsie ciclabili che servirebbero invece appunto per consentire poi ai ciclisti di spostarsi, poiché magari in certe aree del territorio questi si muovono praticamente su strada, o comunque altri casi applicativi hanno riguardato ad esempio la stima della domanda di parcheggio, quindi richieste di parcheggio, parcheggi di cui i ciclisti hanno bisogno in determinati punti della rete. E quindi avere tutti questi dati a disposizione c'è stato sicuramente di aiuto per portare avanti questi ragionamenti. Nel documento poi abbiamo appunto anche messo a punto un metodo generale di stima della domanda di mobilità utilizzando proprio i dati provenienti da questa campagna sperimentale. Che ovviamente suggeriamo poi di portare avanti anche nei prossimi anni, ad esempio con un'indagine, una survey da fare con cadenza biennale o triennale, e perché questa poi potrà costituire un patrimonio effettivamente molto importante nel pianificare la mobilità nei prossimi anni, anche visto e considerato poi gli obiettivi ambiziosi che il Comune sta ponendo rispetto alla mobilità a Vicenza da qui fino al 2030. E questo documento poi si chiude sostanzialmente con un'analisi delle prospettive di sviluppo della mobilità ciclistica. E tutto qui da parte mia, quindi chiuderei. Grazie Gennaro, grazie mille.
Allora, procediamo a passi rapidi e questo è arrivato il momento, dopo i diversi interventi dei partner, dopo gli interventi tecnici, dopo ovviamente l'introduzione e i saluti, è arrivato il momento delle premiazioni. Adesso andiamo a premiare i comuni ProBike, ovvero viene dato un attestato che in questo caso chiaramente è virtuale, anche se in realtà verrà spedito. Un vero e proprio attestato che è fatto in legno da un artigiano del Tirolo che è, credo, già in fase di arrivo verso le diverse destinazioni. Ora presentiamo i diversi comuni che hanno appunto portato avanti le buone pratiche del ProBike seguendo il percorso di coaching e quindi sono arrivati a un punto finale che, come abbiamo sentito oggi, probabilmente non sarà un vero punto finale ma semplicemente l'inizio di un ulteriore probabile futuro percorso. E partiamo con le premiazioni e iniziamo dall'area del Tirolo, dove il primo comune che viene premiato è il comune di Inzing per la sezione che è dedicata alla promozione sull'uso della bicicletta sul suo sito web istituzionale. E passo subito la parola a Loretta per la premiazione del secondo comune. Il secondo comune è Zirl, che viene premiato per la rete di percorsi ciclabili, fondamento della pianificazione delle infrastrutture ciclabili. Poi abbiamo la premiazione del comune di Reutte per l'organizzazione delle giornate senza auto. Ancora il comune di Folders per la realizzazione di corsia multiuso sulla strada nazionale. E infine, nell'area del Tirolo, il comune di Alpbach per la nuova cargo bike per il parco macchine del comune che abbiamo visto in foto anche prima. Passiamo adesso all'area dell'Alto Adige. Il comune di Marlengo per il percorso per bici e bici senza pedali. Poi il comune di Cermes per i progetti con la scuola nel corso della settimana europea della mobilità. Per la realizzazione di posteggi per bici di alta qualità, visto che è il comune di Siena, vale la pena dire The Oscar goes to Siena. E l'ultimo comune dell'area dell'Alto Adige invece è San Leonardo in Passiria, per la partecipazione dei dipendenti comunali al concorso L'Alto Adige Pedala e la premiazione, quindi la festa per le famiglie. Friuli Venezia Giulia, apriamo con Montereale Valcellina, che viene premiato per la distribuzione del traffico nella Piazza Roma. Scusate, ma la slide non si vedeva molto bene. Sono stati tolti diversi parcheggi e il traffico è stato reindirizzato ai bordi della piazza, creando una zona 30 con curve lente e sensi unici e un'area per la sosta delle biciclette. Il comune di Maniago viene invece premiato per gli interventi per l'eliminazione di buona parte dei punti pericolosi riscontrati con la divisione del traffico ciclabile da quello a motore, quindi piste ciclabili e o ciclopedonali, e poi per la sistemazione di incroci e strettoie con gli attraversamenti ciclabili. Comune di Barcis, c'è in costruzione un nuovo ponte per togliere i camion dalla viabilità principale e dedicare la strada panoramica sulla diga davanti alla Forra del Cellina alla sola mobilità ciclistica e pedonale. E infine il comune di Meduno, per l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 è partito il servizio di bicibus per le scuole elementari e medie, che è stato voluto dal comune coinvolgendo alcuni volontari del posto. Comune di Tramonti di Sopra, dove è stato realizzato un percorso per mountain bike di circa 27 chilometri, denominato Percorso del Sole, tabellato sul territorio, permette di raggiungere i principali punti di interesse dei due comuni. E lo stesso vale per il comune di Tramonti di Sotto. Infatti i comuni vengono premiati insieme. Oltre a questi viene premiato il comune di Pinzano al Tagliamento perché ha realizzato e tabellato un percorso di mountain bike che si collega in due punti alla ciclovia regionale Friuli Venezia Giulia 3 e che passa anche per alcune frazioni ad est del capoluogo. E chiudiamo con Vicenza.
Veneto, quindi promozione della marchiatura del telaio delle biciclette con il codice fiscale del proprietario, efficace mezzo di contrasto ai furti. Ok, questi sono i comuni che vengono premiati oggi nella conferenza finale del progetto e vanno a sommarsi a quelli che erano già stati premiati l'anno scorso durante l'altra conferenza che abbiamo fatto come progetto ProBike. Ora ci avviamo verso la fine, ora c'è la presentazione del memorandum. Donata, lascio a te la parola. Ricordo che poi, oltre alle brevi conclusioni, ci sarà spazio per le domande che abbiamo raccolto. Grazie Adriano e Loretta. Se fossimo stati in presenza, ora avremmo invitato su questo palco i rappresentanti dei nostri partner e dei nostri partner associati per firmare un protocollo di intesa, il Memorandum of Understanding, che vuole essere il punto di inizio di un punto di chiusura, scusate il gioco di parole, di 3 anni di progetto ProBike. Il protocollo prevede che le organizzazioni firmatarie attuino anche al termine del progetto, in modo standardizzato, i principi e gli obiettivi fondamentali di ProBike, appunto come definiti e concordati durante il progetto. Inoltre, i partner e i partner associati riconoscono gli elementi standard di quello di cui avete sentito parlare oggi, del cosiddetto coaching ProBike, di cui hanno beneficiato tutti i comuni della rete di ProBike e che sono anche stati premiati ora da Loretta e Adriano, non solo per aver concluso il percorso, ma anche per aver presentato delle buone pratiche in materia di mobilità ciclabile. In particolare, la Climate Alliance del Tirolo, con l'ufficio della Giunta regionale del Tirolo, che è partner associato, la comunità comprensoriale Burgraviato, con le strutture trasporto Alto Adige, che è loro partner associato, l'UTI delle Valli delle Dolomiti Friulane, la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza, si impegnano a promuovere il coaching ProBike presso altri enti locali, compatibilmente con le loro risorse tecniche e finanziarie, e per quanto rientrante nelle rispettive competenze. Il Comune di Vicenza, che è l'unica città media che ha beneficiato del coaching ProBike, si impegna a promuovere la propria esperienza di coaching quale comune pilota, condividendo il percorso con altre città di medie dimensioni interessate, anche nello spirito dei principi e degli obiettivi definiti nel piano di interventi per la valorizzazione della mobilità ciclabile. Firmiamo tutti virtualmente questo protocollo e ci impegniamo a portare avanti gli obiettivi e i principi di promozione della mobilità ciclabile da qui, formalmente per quel che prevede il protocollo, i prossimi 3 anni, ma confidiamo che l'esperienza sarà molto più duratura. Io vi ringrazio e ripasso la parola ad Adriano per le domande e le risposte che abbiamo selezionato durante la conferenza. Allora, sono arrivate principalmente 2 domande e poi avremo il tempo di poter vedere, se è ancora collegato con noi, il video dell'UTI, quel video di 1 minuto. Nel frattempo, mentre si organizza la proiezione del video, parto con le 2 domande che sono state fatte. La prima riguarda soprattutto Irene Senfter, che se è collegata con noi, chiediamo che ascolti la domanda per poter dare una risposta. E la domanda è: chi gestisce le officine delle biciclette? Sono aperte tutto l'anno o solo in alcune occasioni particolari? E sono finanziate dai comuni? La domanda è stata posta da Andrea Fisico. Irene, se sei collegata con noi, riesci a dare una breve risposta a questa domanda? Mm-hmm. Io ci sono, molto volentieri. Ah, so, auf Deutsch, egal, poveri traduttori. Allora, sì, molto volentieri. Le officine delle biciclette normalmente non sono attive durante tutto l'anno, vengono organizzate e promosse solo in determinate date, in determinate occasioni, che poi vengono comunicate per tempo a tutta la cittadinanza. Spesso e volentieri sono delle cooperative, si è visto anche sul volantino che ho fatto vedere nella slide, che è una cooperativa che dava questo servizio. Vengono pagati, sì, dal comune normalmente,
E l'altra soluzione, se non è una cooperativa, spesso e volentieri si fa anche con dei negozi specializzati del paese, che poi in tanti casi lo fanno anche gratuitamente, perché per loro è una possibilità anche di pubblicità e di invogliare il cliente, perché normalmente nell'officina gratuita si fanno piccola manutenzione, luce, freni, proprio le cose basilari, ma chi poi conosce il negozio locale, magari poi anche per una riparazione maggiore, si reca presso quel negozio. Quindi grazie mille della risposta. L'altra domanda è sempre fatta da Andrea, fisico, ed è rivolta in particolare a David Mittelholz, che dovrebbe essere collegato con noi. E la domanda è: di che tipo di workshop parlate quando parlate dei workshop che vengono fatti nelle scuole? Adesso la regia ci sta mettendo in contatto. Mi sa che in questo momento David non riesce a rispondere. Allora, mentre attendiamo che David si possa o collegare o ricollegare, la proposta è quella di andare a vedere il video dell'UTI, e quindi chiederei ad Alberto De Ana, se è ancora collegato con noi, se ha tempo e modo di far partire il video. Ve lo faccio un minuto e mezzo, quindi non porterò via molto tempo. Aspettate un attimo che condivida lo schermo. Ecco qua. Semplice, ma di augurio anche per tutti, non solo per rivederci alla fine di questo, dopo questo progetto, ma anche per poter, diciamo, godere del grande verde del territorio dell'UTI, delle valli e delle Dolomiti friulane. Benissimo, grazie mille. Ecco qua, adesso non so se avete siamo riusciti l'audio a vederlo, forse non benissimo a causa chiaramente delle connessioni. In ogni caso vi invitiamo ad andare sul sito del parco, perché immagino lì sia pubblicato. Stiamo ancora generando il tutto, il parco è in itinere, abbiamo cominciato già gli incontri con gli imprenditori, però abbiamo avuto uno stop in questi giorni a causa del Covid, per cui... Chiaro, grazie ancora, così abbiamo recuperato ora la conclusione dell'intervento che non siamo riusciti a fare prima. Ora arriviamo quindi alle conclusioni. Prima rimane una domanda, infatti Davide è collegato con noi adesso e ti ripeto la domanda: che tipo di workshop viene fatto nelle scuole? Chiedeva Andrea Fisico. Könnt ihr mich jetzt hören? Sì, adesso sì. Ja,
Ah, sehr gut. Okay, wir bieten verschiedene Workshops an. Einerseits speziell fürs Fahrrad haben wir einen Radreparatur-Workshop, in denen die Schüler lernen, eigene kleine Reparaturen am Fahrrad durchzuführen. Wir haben auch einen Malwettbewerb, der nennt sich Crazy Bike, in dem die Schüler und Schülerinnen verrückte Fahrräder zeichnen sollen. Und dann haben wir noch allgemeine Angebote zum Thema Mobilität für alle Jahrgangsstufen von der Volksschule bis zur Oberstufe. Ja, in denen es darum geht, den Kindern nachhaltige Mobilität näher zu bringen, ihr eigenes Mobilitätsverhalten wahrzunehmen und auch selbst auf Lösungen zu kommen, was man machen kann, um klimafreundliche Mobilität voranzutreiben. Jeweils an die entsprechende Jahrgangsstufe angepasst. Beantwortet das die Frage? Sì, assolutamente, grazie mille. Allora giungiamo così alle conclusioni di oggi. Chiudiamo l'ultimo conferenza di ProBike, anche se ci sarà qualche piccolo incontro definitivo che mette insomma un po' a conclusione il percorso che è stato affrontato negli ultimi 3 anni dai partner di progetto e da tutti i comuni coinvolti. Personalmente posso dire che sono stato coinvolto nel percorso di coaching, un percorso veramente molto interessante, visto che insomma tutti i comuni che sono stati citati oggi di fatto hanno attraversato questo percorso. Il mio ruolo era quello di coach e all'interno della cooperativa Insieme di cui lavoro ho avuto la possibilità di seguire un progetto che ha portato molti comuni a sviluppare tante nuove misure proprio sul tema della ciclabilità. La cosa sicuramente interessante che è venuta fuori oggi è che questo non è una fine, ma anzi è in qualche modo un nuovo inizio, nel senso che molti dei comuni hanno già dichiarato chiaramente che il percorso poi andrà avanti anche oltre la conclusione formale del progetto di oggi. Parto allora a ringraziare tutti i presenti che si sono collegati, ma in particolare vorrei ringraziare tutte le persone che si sono spese nell'organizzazione di questo progetto e i partner e i relatori di oggi. E quindi ringrazio l'assessore la mobilità Matteo Celebron che si è collegato con noi, ringrazio Lisa Stüffer e Massimo Rigoni dell'autorità di gestione del programma Interreg Italia-Austria e dell'unità di coordinamento regionale del Veneto, ringrazio Donata Gaspari del Comune di Vicenza e Loretta che sono state con noi oggi sia per raccontare il progetto ProBike e anche per presentare l'iniziativa e la conferenza di oggi. Ringrazio Michael che si è collegato con noi, forse ora non è più collegato, ma insomma ha dato anche lui un importante avvio prima al progetto e oggi una relazione di conclusione importante e interessante, così come ringrazio Gennaro del Net Engineering per averci raccontato l'Abaco e per averci spiegato anche il percorso di Vicenza. E poi ringrazio le persone che hanno raccontato il percorso che è stato fatto come partner di progetto e quindi ringrazio Irene, ringrazio Sabine, ringrazio Alberto, ringrazio Maria e David, ringrazio di nuovo Gennaro e ringrazio Carla che è a fianco a me e che per il Comune di Vicenza ha seguito buona parte di questo progetto. Ora ringrazio i comuni che si sono collegati oggi con noi, ringrazio i comuni che hanno partecipato e che sono stati oggi premiati, oltre a quelli che ovviamente erano già stati premiati precedentemente. Vi lasciamo quindi alla conclusione della conferenza e buona serata a tutti. Grazie a tutti.